Signori e signore, ma una buona sera a tutti quanti. Cosa, scusami, perché stai parlando così? Cof, Perché cof, stai parlando così? cof, 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 non si può più dire signore e signori, non lo sai? Señores y señoritas, Bravo. los di Ventinación, sono orgogliosos di presentarvi la nuova avventura del settimo mare. Finalmente, dopo tanto tempo, i di Ventinación sono di nuovo qua. Buonasera, Sì, va bene. buonasera, señores y señoritas. Presenta, presenta. Como estades, señorita? Ve semo mancatos. Ora ve presenteremo todos los personajes que participeranno a questa grande avventura. Abbiamo il nostro carissimo Bodacce, de nome Vario. Buonasera Vario, anzi detto. Compare, da lontani dal microfono. E dici? Allontanati dal microfono. Ma cosa? Ci esci le pazzi? Ehi, pesce le pazzi. Ma che? Cioè, una cosa è che stai lontano, una cosa è che stai vicino. Cioè, no, chiamo il mio capitano mio. Anzi, aspetta che lo chiamo. Capitano! Vengi, vengi, che c'è uno qua che parla vicino al microfono. Mi Non ho sta. capito. Dall'altro lato, capitano, si giri, capitano, l'altro orecchio, l'altro orecchio. Così. Mi sente? C'è uno che grida. Non lo vedo davanti a me. Sono visibilmente confuso. Siamo tutti un po' confusi. Buonasera a tutti, signori e signori. Come Ciao! state? Come state? Come state? Come state? Buonasera, buonasera. Bene. Un saluto al nostro narratore d'eccellenza, dottor Morgan, buonasera! Dottore, capitan Morgan. Buonasera, buonasera, per questa sera sarò il vostro, come dire, Timoniere. Caronte. 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 Ma ci che palle, ci scorterelli l'inferno pure tu, basta. Oppure ci Cavolo, chiedi il biglietto per inferno! arrivare in Calabria. Esiste il nome di un traghettatore leggendario che non sia Caronte? Cazzo, Vabbè, creiamolo noi! sì. Il prossimo modulo è un fottuto traghetto! Si chiamerà il meraviglioso traghetto di qualcuno, ok? Il meraviglioso draghetto di Ergianni. Pier Gianni, Ma quello che ammettiamoci, fare un ma. Ma errore di scrittura diventa il meraviglioso draghetto e dobbiamo riscrivere totalmente un'altra cosa. a Messina ci sono già i traghetti, e sai come si A Messina non chiamano? c'è Come si niente. chiamano? Caronte. Ah. Betty, che palle! Che palle! Il mondo ha così poca fantasia che deve appoggiarsi sempre a un Il mondo ha personaggio bisogno freddo. di un nuovo Fammi cercare traghettatore. una Ma voi come cosa. fate a sapere che non era l'unico che faceva questo lavoro? Solo lui lo faceva sto lavoro, non ce Aspetta, vuol n'era. dire che non c'erano i pescatori? Ma Dammi 5 euro, infatti, piacere, rosato, e ti porto dall'altro lato. Quanti ce ma infatti erano pescatori, altrimenti si sarebbero chiamati n'è? No, 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 gente che faceva traghettatori. solo questo, trasportava persone da un lato all'altro di un fiume, di una cosa. C'era gente che faceva solo Allora, questo. aspetta un attimo, sto andando a cercare i 10 traghettatori più famosi, però Google mi dice 404 pagine not found, è orribile. E qui ha ragione Non ce Envil, ne non sono esiste, mai, non esisterebbe, esiste solo ragazzi. Caronte. Il mondo che ci sta chiedendo di farlo, e noi forse. No, non Forse. lo faremo, non credo che lo faremo. Però Forse. sarebbe bello. Ma sai cosa sarebbe bello invece? Chi è bello? Mi devi dire non cosa, ma chi? Chi? Ti dico io chi? Ti dico il nome del Chi è nuovo bello? traghettatore che ha Vai. preso posto da poco. È stato Torkoll81, che lo ringraziamo per la sua donazione. Grazie mille, Torkoll, grazie mille. Grazie, Ringraziamo anche grazie. te, DJ Narda, per i tuoi 6 mesi assieme a noi. Un saluto a tutti da Ischia. Buona live, recupero sul canale Arancione Strano. Forza, forza a Totinton, o come si scrive. Grazie mille, DJ Narda, e saluti a tutta Maledetto Ischia. Pentinton. Blackwolf, Maledetto Pentinton. Blackwolf 801, grazie mille per i tuoi 6 mesi assieme a noi, e ci mandate i cuoricini e delle pizze. Grazie mille, Blackwolf. Grazie per le pizze, grazie per i Ragazzi, cuoricini. ma c'è un sacco di gente nuova in chat. Ciao a tutti, Ciao a tutti benvenuti. ragazzi, Ragazzi, ciao, ciao benvenuti. ragazzi, Voi che siete anche a nuovi, chi ci segue. a chi ci segue, chi ci è già seguito e chi ci seguirà soprattutto. Ragazzi, Torador 97, buonasera. Stasera in viaggio da Milano a Reggio Calabria. Meno male che ci siete voi. Buona Ah, fortuna, buona fortuna, coraggio.
Buona fortuna, veramente. Facciamola durare qualche ora in più stasera, ok, Tutto dai. il viaggio, da Milano a Reggio. Volderak, Volderak, grazie mille tantissimo per aver regalato un'iscrizione a Simone002. Grazie mille, Volderak, come sempre, immancabile. Grazie, Volder. Brando Perry, grazie mille a te per i tuoi 5 mesi assieme a noi, grazie mille. Grazie anche a te, Modoc44, per esserti unito alla nostra ciurma per la prima volta. Quindi facciamo un Arr. calorosissimo benvenuto, benvenuta, grazie mille. No, stasera si fanno gli arr. Facciamo un grandissimo arr. Mister Slime89, arr anche a te, tantissimo per la tua donazione, che ci scrive Malanova! Grazie mille, Mister Slime. E infine, arr! Tantissimo anche a te, Izark93, per la tua donazione. Dopo i pianti della scorsa sessione, un saluto particolare va al dottore per le grandi emozioni che ci ha regalato in questi mesi. È stato un finale di stagione spettacolare. E adesso Non pronti? fare spoiler, non fare spoiler, Ecco, niente spoiler. E adesso pronti a bagnare le braghe di urina da ridere. Malanova! Grazie Malanova! mille, Izark, grazie Ragazzi, mille. vi ricordiamo che adesso stanno arrivando anche delle donazioni. Vi ricordiamo che tutte le vostre donazioni finiranno, come potete vedere lì, nel fondo per le soundtrack originali per C'è Lodge. scritto. Guarda, qua c'è Stai dando scritto. come implicazione che il nostro spettatore medio non sappia leggere, No, caro perché Amberdale. no, caro Anvil, ma Non mi semplicemente. piace. Io pensavo che le donazioni andassero per questa cosa, 44 giorni al partire, che poi non capisco al partire di cosa. Ma ora che me l'ha specificato so che sono per le soundtrack, quindi grazie. Non è al partire, ma è alla fine. Alla Gli fine. inglesi dicono to go per dire alla fine. Ah sì? Sì. Vabbè, ancora vabbè, gli inglesi, a quanto pare gli inglesi non sbagliano solo i rigori. Mi Col dissocio. caio, no, io no, io sono con lui. Volderach, grazie mille a te, anche a te, per la tua donazione. Una nota in più ci scrive. Queste frasi criptiche di Volderach che ti fanno pensare per 6 giorni. Questa volta non ho capito. Nemmeno io, onestamente. Se Una nota, ragazzi. Una nota. Della Strofe. piaga. Strofe, ma è semenzino. Senzio. Cioè, Vabbè, le note della si piaga canta in era. mare, si Ma domanda balla. per Morgan, ma quindi praticamente è correlato a Lodge 7C, cioè nello stesso universo? Ci Ma sarà Leonard, occasione di vedere Leonard qui che fa ma cose? anche qua Garrett è il protagonista. No, qui il protagonista in realtà è Amélie. Ok, Ma ok. ragazzi, certo che è correlata. Non è divertente se non è Blinky. Vedi, c'è alla fine. Ci sono le reference, le cose. Seven Garrett si chiama sto È gioco, tra l'altro. normale. Comunque, è così, Garrett è così protagonista. E io sono così protagonista su Lodge che ogni mio personaggio esistente che ho giocato non c'è. O è morto o è fuori la storia. Mentre quello di qualcuno è il cattivone principale. Vero, vero, Infatti, vero. Complimenti, Borraccia. Grazie. Infatti, il reale nome del gioco è Seven Salomon. Seven Salomon. Salomon, Salomon. Ma a proposito di 7C, caro Morgan, allora questa seconda parte, iniziamo, dai, che vogliamo sollazzarci. Non dire Mi parolacce. dissocio Vabbè. dal Come no? sollazzamento di Non Amber dire Dale. Questo ci sollazziamo. parolacce. Non Fallo dire a casa da. tua, fallo a casa tua, Stai navigando in acque pericolose, Amber Dale, attento. Stai sollazzando proprio per sentieri incredibili. Allora, Esattamente. ragazzi, siete pronti? Sì. Allora, innanzitutto ci tenevo a fare un piccolo preambolo per chi ci guarda, per chi guarderà in seguito questa cosa. Ti ho detto di non dire parolacce, pure a te. Non Che vuol so, dire? Preambolo. preambolo vuol dire quando preferisci iniziare generalmente dalle cose belle piuttosto che dalle cattive. Preambolo. Ambo lo No, due, che viene dal greco ambo antico. quindi pre 2 1 3 2 Bravo. 1 vai. Allora, dicevo, è una versione molto nostra di 7C, nel senso che non ci focalizzeremo, non ci fossilizzeremo troppo sulle meccaniche e sulle regole, ma cercheremo di rendere onore comunque a un aspetto del gioco che chi ha già visto la prima parte sa. Che la nostra che questa avventura, comunque questo modulo qua, è molto goliardico.
Ovviamente Seven Seas non deve necessariamente essere un gioco di deliri e cose assurde, però a noi, perlomeno a me, quando ho creato questa cosa, piaceva portare una cosa un po' più leggera e divertente. Detto questo, facciamo un riassunto per i miei giocatori che sicuramente ricordano poco e per quelli che non si ricordano bene che cosa diavolo è successo. Io ti dico sì, ma ti faccio un'altra domanda. Ma l'hai messa la Dica. musica del riassunto? Tu, allora, innanzitutto quando parli con me devi dire signore, perché tu queste domande a me non le puoi fare, perché è come se tu mi stessi dando del nabbo. Ok? Non solo ti ho messo la musica del riassunto, ma sono rimasto in tema. Due Addirittura. C'è Dragon Ball versione Marinara. persone sono all'interno di un negozio che vende oggetti per pirati e marinai, alla ricerca di una spada, in quanto la spada dell'ultimo è stata rubata da un certo Barry Tottington. Il mercante vende una spada, dando il resto. Loro escono di lì e qualcosa di strano comincia a muoversi. Nel frattempo, dentro la stanza di una gentil signora, un uomo si sveglia, senza aver mai compiuto atto di adulterio. Esce fuori dalla finestra in quanto il marito viene a riscuotere la sua testa, accompagnato dalle guardie, mentre un gigantesco uomo dalla barba rossa e folta, accompagnato dal suo capitano di bassa statura, con un occhio solo e potenzialmente sordo, si recano alla locanda ed è qui che questi in qualche modo entrano tutti in contatto. In un modo o nell'altro conoscono anche un altro uomo chiamato Juan, accompagnato dalla sua scimmia Blinky, personaggio e protagonista di grandi scene comiche. Da Gatto. lì, un gatto. Da lì questi cominciano la loro avventura e iniziano a scoprire che sono tutti legati da un filo rosso, in quanto tutti sono possessori di una moneta maledetta, il cui potere è quello di radunare le altre monete, ma che al tempo stesso, singolarmente, queste portano una grande infinita quantità di sfiga. Ok? Da qui loro si allontanano e iniziano a svolgere varie missioni e senza volerlo trovano le varie monete, fino a quando non si ritrovano in mare ad affrontare una situazione al di fuori del normale di un uomo che cerca questi tesori, ma alla fine, per andare a sintetizzare, quando le monete vengono rubate tutte da una donna che cattura le monete, cioè prende le monete e va via cercando di lasciarli a bocca asciutta, è lì che il nostro vodacciano Vario utilizza una delle sue abilità e prima che la donna vada via sostituisce la moneta. Questo però comporta che la nave finisce arenata su uno scoglio. E riprendiamo da qui. Signori. Bellissimo. Tanto di cappello. Che Checchissimo. è così bella che il verde diventa giallo. Ma è vero che troviamo No, no, l'oro? no, 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 ho cercato, non dovrebbe Sicuro? diventare giallo, Siamo sì. Poi ti do conferma. Allora, poi Dan. Poi ed è però. proprio sulla base dell'ultima azione fatta dal nostro caro Vodacciano che il primo atto, per chi già sa, io divido atti costituiti da scene. Il primo atto di questa nuova avventura, che come avete avuto modo di vedere l'ultima volta, si chiama La Malanova bussa sempre due volte, quindi Seven Seas 2, il primo atto porta come nome questo. Il mondo è bello Perché Vario? perché vario. Borraccia, ma prima di cominciare, facciamo vedere chi è la ciurma della Malanova. Chi sono i quattro avventurieri? Capiamo Assolutamente la sì. nostra immagine, rivediamoli tutti prima di partire. Assolutamente sì. Allora, abbiamo Jean-Pierre che proviene appunto da Montaigne, giusto? Che sarebbero Sì, i francesi, praticamente sì. lo stereotipo dei francesi. Dopodiché abbiamo Finn Jorgal, il nostro nano, no, nano se non sbaglio. Sono un nano di 2,30 m. Un nano di È un 2,30 m nanissimo. proveniente da Innismore, abbastanza allocco per certi versi, è un po' sordo da un orecchio. Gli Innismore sarebbero gli irlandesi, più o meno. Dopodiché abbiamo il nostro carissimo Vario, Vodacce, quindi italiano, per così dire. E infine abbiamo Juan Pablo Francisco Ruiz de
non si sa dove finisce il suo nome, ma presuppongo sia molto lungo, anche detto Luthiano, per sua gentile concessione, ed è un personaggio proveniente da Castiglia, che sarebbe, come facilmente intuibile, la Corea, no, la Spagna. La Spagna. Questa è la ciurma della Malanova, che è appunto il nome della nostra nave, e direi che da questo momento in poi il mondo è bello, perché Vario la dice molto lunga su quello che andremo a giocare. Va bene. Esattamente. E qui, ragazzi, inizia la nostra... Ci hai messo sul talk. Ah, ho sbagliato, chiedo scusa. Abbiamo finito. Abbiamo finito, bellissima sessione. Bellissimo. Il primo atto riprende proprio da qui. I nostri eroi, così possiamo chiamarli, si trovano sulla loro nave, la malconcia ormai Clarisse. Ormai sono circa un... forse alza il volume a Morgan. Alza il volume a Morgan. Sì. Sono forse un paio di giorni che la ciurma sta cercando di recuperare il recuperabile dalla propria nave, in quanto, se vi ricordate, è stata vittima di un assedio, e non solo, ma anche vittima di quello che appunto siete in grado di vedere, cioè è finita a seguito di una tempesta incagliata sopra una pietra. Il come sia finita lì è associabile soltanto a una grande dose di sfiga. Ovviamente l'intera ciurma, costituita dai nostri cari eroi, ma non solo da loro, ma anche da qualcun altro, corre avanti e indietro per il ponte, cercando di trovare un modo, essendosi finalmente decisi, di scendere dalla nave e di andare ad esplorare l'isola, che a quanto pare è leggermente distaccata da questa zolla di terra dove sono finiti proprio loro. E la scena, mentre un gabbiano vola nel cielo, si avvicina sulla poppa della nave, dove un uomo proveniente da Montaigne si arriccia i baffi alla ricerca dei suoi compagni per iniziare a scendere, a riscendere da questa roccia per raggiungere l'isola. Juan Pierre. Sento due musiche insieme. No, una sola c'è. No, una sola c'è. Alza un po' il volume, Morgan, please. Ok. Dunque. Quindi, Gabri. Pierre. Ma aspetta, no, sento veramente tre. Ma non è che... Una volta. No, ho tutti gli streaming chiusi. Riaggiorna Roberto. Ma era quel clan di vampiri. Quale? Gli Zimisci. Ah, gli Zimisci. Boh, si era buggato Roll20, scusatemi. Figurati. E quindi? Qualcuno ha idea di dove siamo finiti? Questa è una bella domanda, Juan Pierre. Ma... E tu hai mai visto quest'isola, per caso? Mai nella mia vita. Ma chi era il Timon che ci ha fatto finire su questa roccia? Oh mon Dio. Siamo finiti, come dite voi, dalla paella alla brace. No, questo non è possibile. Non è possibile finire dalla paella alla brace. Perché la paella si mangia. La brace no. Finn! Senti, dobbiamo Capitano Finn! Mario! Sentiamo, facciamo, diciamo, siamo lì? Sì. Voi in questo momento siete Finn sotto coperta, che sta prendendo dei barili, intenzionato a cercare un modo di portarli con sé. Ovviamente non sarà molto semplice scendere da questa rupe caricato come un mulo, mentre Vario sta cercando di recuperare quanto più possibile abbia un minimo di valore per non lasciarlo sulla nave. Sì.
sono col capitano, sto svuotando le ultime casse. Tipo, gli dico, capitano, ma questo lo dobbiamo tenere o no? Gli faccio, gli mostro tipo un ninnolo. Io ho un barile nella spalla e nell'altro sto mangiando una banana e faccio cosa? E cos'è? Una colla. Ah, vuoi tenere? Teniamola. Ho sentito di molti portafortuna. E Ah? magari ci porta. Portafortuna, magari ci porterà fortuna. Capitano, le ho detto 1.000 volte di non parlare con la bocca piena, perché l'ultima volta che si è affogato mi stava facendo un buco in testa. Hai ragione. Appoggio il barile a terra e lo guardo molto intensamente in faccia. Mi avvicino a lui. Ehi, ma secondo te è sicuro? Voglio dire, quest'isola non la conosco, tu la conosci? Capitano, mi ascolti molto bene. Non, onestamente ho un po' di paura. Forse arriccio i baffi, forse non sono un bravo capitano. Capitano, ascolti molto bene perché glielo dirò una volta sola, non glielo dirò più 2 volte. Mi guardi bene negli occhi. Perché me l'ha chiesto altre volte anche. Glielo sto dicendo, eh. Lo prendo tipo dalle spalle così. Capitano, ma io che cazzo ne so? Ha capito? Lo guardo ancora più serio, gli faccio. Effettivamente non lo potresti. Sì, insomma, andiamo. Bravo per di carota. Senti, ma sai quello Andiamo. che c'è dentro questi barili? Non l'ho fatto Capito? io l'inventario. E io che ne so? Ma l'ha fatto Piero, Jean-Pierre. Cosa c'è in questi barili, Master? In questi barili c'è Ne apro uno. della. Sì, ok. In questi barili ci sono frutta di vario tipo, che ormai la maggior parte, essendo stata completamente sommersa dall'acqua di mare, versa in condizioni a dir poco scandalose. Mentre uno degli altri due, invece, contiene del rum allungato con l'acqua di mare. Il classico grog. Ah, Ok, quindi. capitano, quello lo dovremmo portare. Il grog è buono. La frutta. Pure la frutta è buona. Agito questa banana e gli faccio. Completamente nera. Nutrirsi è molto importante. Molto importante. Tu Capitano, ma che sta a non puoi mangiare? compiere nessuna impresa se lo stomaco è vuoto. Capitano, quella banana è andata male. No. Comunque. Capitano! È È andata buona. a ma. Ma che è andata ben buona, che buona è Vieni, buona, vieni, assaggia. è andata a ma. Ah, non ne voglio! Ma che è sto schifo? Non ne voglio, capitano, ma che cazzo stai facendo? Che sta facendo? Allora aggiungiamo gli altri, porto i Mario! barili. Mario! Capitano! Esco fuori incazzato. Tipo, mi sono stancato di sentire sto nome. Esco fuori dal sottocoperta e gli faccio: Luciano, ma che minchia di strilli! Mario! Che gridi? Mario, me meraviglio di te, cosa est? Tu mi devi dire perché stai gridando. Devi darmi un motivo per cui tu stai gridando. Perché gridi? Cosa è sto tono contro de me? Juan Pierre! Luciano, guarda, Sì, non, Juan guarda, Pierre! Luciano, non mi provocare perché sennò vengo là, ti do 2 schiaffi a due finché non diventano dispari. Senti per favore, Vodasciano, un attimo, puoi tradurre tutto quello che hai detto? Non ho capito una singola parola. È il Bonacciano? Sì, Vario è sì. arrabbiato conmigo perché l'ho chiamato per nombre, è il suo nombre. Qui nessuno dentro agito questa buccia di banana. Qui dentro la mia nave nessuno litiga. Cercate di andare d'accordo. Siamo davanti a una situazione in cui non abbiamo mai affrontato e quindi l'affronteremo unite come una ciurma. Ma dove sono gli altri? Dov'è finito il membro più importante della nostra sciurma? Dov'è Dov'è finito? il gatto? Dov'è il Non è un gatto? gatto. È un La mono. scimmia, sì, la scimmia. È un mono. È il mono. Master, scelta molto importante che potrebbe avere delle ripercussioni sulla trama. Prendo la buccia di banana e me la metto in sacca. Ok, va benissimo. Nel frattempo, mentre state proprio urlando e gridando a squarciagola, si sente qualcuno avvicinarsi superando il ponte e che dice: perché state urlando tutti? Non ho capito che diavolo sta succedendo. E si Ma tratta non di stiamo Piero. urlando! Non stiamo urlando! Vieni qui! Si avvicina. Ok, capitano!
E porta il gatto! Si avvicina. Sentite che parla borbotta, non capite cosa dice. Comunque sulla sua spalla ovviamente c'è Blinky, la scimmia. Eccola la Quindi, star. L'ennesimo Juan di questa compagnia, che sono tre, accompagnato dalla sua scimmia Blinky, che finalmente è guarita e non ha più le bende sulla testa. Nel momento in cui lui si avvicina, va da te, Vario, e dice... Spiegatemi una cosa che non mi è molto chiara. Ma come diavolo ci siamo finiti ancora qua sopra? Pensavo che ci fossimo tolti di dosso la sfiga, no? È una storia molto divertente. Non lo so. Pensavo la sapessi tu. Luciano, non pigliare un culo. Ti giuro, ti sto dando due schiaffi e due a due finché non diventano dispari. Ti ho detto basta, basta. Giuliano, dai, per favore. Dovete andare d'accordo voi. Vario, per l'ultima volta, il mio nome è Luciano e io non ho la minima idea di chi sia al timon prima di finire su questo scoglio. Sentite, c'ero io, va bene, c'ero io. Bene, Capitano Finn. E qui... ora che vuoi fare, Luciano? C'era lui, e ora? Perfetto, questo è quello che volevo sentirmi dire. Capitano. Giuro che non l'ho fatto apposta. No problema, capitano. È arrivato uno scossone e poi... Cavolo, credo che sia stato il Grog. Non ne sono sicuro. Possiamo fare una cosa, capitano dei capitani de todo le siete mares. Lei si mette dietro la nave, la spinge con tutta la sua forza e nel frattempo noi andiamo a cercare delle risorse. Visto che lei ha appena mangiato una banana completamente nera. Il che significa... Ma, ascolta, le banane anneriscono quando che sono mature. A me piace la frutta matura, ok? Ti assicuro che non era male. Guarda, vuoi provare? Ma... Ho un barile pieno. Mi faccio vedere il barile con dentro tutta la frutta. Quali banane hai mangiato? Beh, all'inizio di questo viaggio me ne sono portate due. Erano... Non era dell'inventario, vero? No, erano le mie. Ma meno male, perché le altre erano avvelenate, le altre, meno male. Avvelenate? Sì! Ma quella storia del fantasma che avvelenava tutto il cibo, no? Non c'è nessun fantasma, tranne un fantasma effettivo. Ma sei stato loro? Il fantasma della sabbia. E noi è per questo che siamo arrivati qui. Fantasma della sabbia. Vabbè, comunque Giovanni che stava dicendo? Sei mutato, Giovanni, non ti sento, parla più forte. Volevo semplicemente capire come... Ok, non ha importanza di chi stesse al timone, ok? Probabilmente avrà il fantasma del timone. Sì. No, ero io, non era il fantasma, non c'è nessun fantasma. Sì, sicuro che sia poi un fantasma. Ma mettiamo l'hanno fatto a diventare pirati. Comunque, il discorso è questo. Siamo fermi qui. Sì. Siamo fermi qui su questo scoglio da ormai, non lo so, più di un giorno, quasi due. Allora, abbiamo deciso di scendere giù. Perché invece di discutere e disquisire sulla frutta che... Ma disquisì? Ha detto di parlare di cose inutili. Parlare di cose inutili come la frutta marcia. Perché non iniziamo magari a cercare un modo effettivo e concreto per scendere da questa maledetta nave e... non lo so. Ho un'idea meravigliosa e penso che ci divertiremo tutti. Garra di tuffi! No, aspetta. Mi guardo sconvolto. Che? Guardo Juan, sto tipo che sta parlando, lo guardo veramente tanto intensamente, mi abbasso al livello della sua faccia e lo guardo. Intimorisci. Poi tipo lo stringo attorno a me, tipo gli do un abbraccio, tipo... Finalmente qualcuno che ha capito. Bravo, mi sei piaciuto. Sai che la tua testa è veramente piccola. Veramente piccola. Ti tocco la testa. Piano, capitano. Ecco, piccola la tua testa. Capitano? Juan sta morendo. Gli fa male. Mi ritraggo. Vabbè, ascoltate una cosa. Allora, secondo me dobbiamo scendere a riva. Prendiamo la cosa,
a Bagnarola e ci muoviamo verso nord. E su un'ottima idea. Condivido pienamente. Tu stai qua, Luciano, perché io non ti sopporto. Quando parli viene il mal di testa. Tu e Berridotti, intonai rotti i coglioni con Berridotti. Non nominare il nome non del... Non nominare quel marano, quel stufante. Il capitano maledetto porta sfortuna a nominare il... Nominarlo. Mai più, Vario. Ricordalo, mai più. Abbiamo fatto un viaggio, Berridotti in tonno. Juan Pierre. Un coccolone cato per terra. Juan Pierre. Mi sento male. Non puedo sopportare sto dolore. Capitano, vuole dire qualche cosa a questi due idioti? Sarà il fantasma del cuore, dice Juan. No. È il fantasma della vita. Juan, come se avesse detto una cazzata allucinante. Poi mi giro verso di loro. Vuole dire qualche cosa, capitano? No, si sta sentendo male. Capita, è un giorno che non mangiamo. E io l'ho sempre detto che mangiare è importante. Ma lei l'ha capito che se dico Berridotti intorno a questi qua si sentono male? Oh, oddio! Juan Pierre! Basta! Senti Mario. Sto morendo, Luciano. Fai così, Mario. Tu sei il più svelto di noi. E anche forse il più furbo. Sicuramente riuscirai magari a orientarti meglio. Fai per primo. Dici se è ospitale come terra. Nel caso in cui ti raggiungiamo. Io devo scendere da solo. Sì. Tu scendi da solo. Perché tu sei una persona terribile? Berridotton! Sei sacrificato per tutti noi! Berridotton! No, dopo un po' di tempo mi abituo al nome, non mi fa più questo effetto. Mi rialzo. Se vuoi possiamo andare assieme, ti ricordi quella volta che siamo andati alla casa della strega e quel fulmine l'ho deviato e non ci ha fatto niente? Non mi fare ricordare che mi viene a tirarti giù la pelle di dosso. Capitano, io non ci posso lavorare con questi due. Mi danno troppo fastidio. Ehi, venite con me, andiamo a esplorare quest'isola mentre Vario rimane qua. Va bene. Questa è un'ottima idea, capitano. Vario, tieni d'occhio il grog, e ti raccomando, se hai problemi, grida, forse ti sento. Io guardo Juan. Grida, va bene. Sai gridare? Vabbè, io mi metto a fare un pochettino di babà, vuoi venire Juan? Qual è Juan? Vedi che arriccia tipo i baffi sotto il naso e dice: l'ultima volta che avete preparato da mangiare tu e Luciano per poco non morivamo avvelenati. Luciano, quello l'ha preparato Luciano, io l'ho preparato. Ma che dici, erano buonissimi. Vabbè, tu li mangi, magari per tuo tavolino. Non ho capito. Tu mangi, lei capitano mangia in modo molto appassionato. Lo vedi con la barba. Tu mangi in modo molto appassionato. No, vi siete impegnati quella volta con i babà. Non voglio sputare sul vostro lavoro. Avete fatto il vostro meglio, ragazzi. Forza, andiamo. La colpa dove si... Scusatemi. Prego, Juan. Juan dice: allora, non che io non... Siete stati chiarissimi, chiarissimi. Non ho dubbi sul piano, ok? Ma giusto per... un mio eccesso di seguacità. Forza, Juan, parla. Quale sarebbe il piano? Cioè, noi scendiamo e lui rimane qui a cucinare? Lui rimane qui perché si sta cagando sotto. Noi andiamo a esplorare l'isola. Con chi credete di parlare? Vario, non c'è bisogno che ti nascondi. È normale provare paura. Senti, Gian Piero, vedi che mi giro e ti do uno schiaffo così forte che ti faccio ritornare a Bastia, dove vieni, a Montaigne, e sto scendendo con voi. Todos los hombres provano paura, Vario, non sei niente di cui vergognarsi. Persino visto che tu hai paura di Berridotti, intorno. Oh, buon Dio, basta. Gian Piero, andiamo. Non voglio più sentire quest'uomo. Luciano, vieni qua, devo dire una cosa. Che mi cosa? Abbasso tipo verso il mio stivale. Mm-hmm. Mi rialzo. Tieni, portatela da appresso, che ti serve. Questo è un trucchetto che a scuola, quando ero un nigno,
Lo mio compagno mi facevano sempre. Sei una persona ma terribile, capitano. Ma lo sai chi è peggio di me? Chi eres? Barry Dottington. Andiamo. Basta, ti prego. Dimmi, andiamo. Luciano. Dimmi. Capitano. Mi stavi dicendo. Da questo. Dimmi, avvicina. Da questo momento. Da questo momento in poi. La mia anima non c'è più. Sarà spazzata via dalla crudeltà di quell'ombre. Per cui se mi vedrete una persona seria, spenta, morta, sapete di chi è la colpa? E di quell'ombre lì, devo darci. No, ascolta, tu non gliela devi dare vinta, hai capito? Mai spegnersi, mai dargli la vinta. No, tranquillo. Va bene. Grazie, capitano. Bene, hai visto cosa hai fatto, Vario? Hai visto cosa hai fatto? Hai spezzato la nostra candela più luminosa. E chi è la candela più luminosa? Luciano? Luciano. Me qui. Ah, ho capito, Luciano. E di che non ti faccio brillare a suon di tumpulate, forza, cammina, va. Ho bisogno di un'altra traduzione, Luciano. Cosa eres tumpulate? Non comprendo. Cosa eres? Non intendo tumpulata. Uno strumento di percussione? Sì. Aspetta, vale, faccio tipo un timpano? Vado da Luciano. Faccio prima a fartela vedere. Gli do uno schiaffo, orti. Hai capito? Uno schiaffeton. Bravo! Bravo, Giampiero! Ma sei una persona orribile. Andiamo, Fina, andiamo, Luciano! E tu non ti permettere di venire con noi. Sì. Capitano, lo possiamo buttare fuori dalla sciurpa? Chi? Per favore, capitano. Scusa, mi stavo pensando altro. Mario! Ci prende a scifoni! E dice cose che fanno rendere triste. Ma è un gesto, Luciano, di affetto. Noi a Innsmore lo facciamo pure ai bambini. Cosa hai detto? Asciaga si mette le mani nelle orecchie, tipo come se non vuole sentire. Lo facciamo come il saluto. Voi vi baciate nelle guance. Noi certe volte ci prendiamo a schiaffi. È un gesto amichevole. Non vi fa mai male la testa per questo. No, vuol dire, io spero che la tua scorza diventerà sempre più dura e io ti aiuterò a farlo. Così ti do uno schiaffo. Uno schiaffo fortissimo e ti lascia il segno rosso. Che aspetta. Tu dici, aspetta. Voglio. Hai capito? Mentre mi sente nelle orecchie, ma hai capito? La scorza diventerà sempre più dura. Gli do uno schiaffo pure io, ma lo senti come una carezza. Non ti faccio niente, una moschitta. Ti dico, voglio prendere pure io le tradizioni del tuo popolo, però. E poi te lo spieghiamo. Vedete? È per questo che il capitano non sente bene. Vedete? Si fa da tutte parti. Okay. Siete voi quelli strani. Se volete, vi saluto ancora. No, Vario, non tenemo bisogno. Juan, dacci i blinky. No. Vengo anche io, altrimenti me la fate ammazzare. Anche perché, mentre si avvicina da te... Ma ha sette vite, stupido! Rinascerà se muore. È un monogatito, è normale che ha sette vite. No. Piuttosto, capitano, mi stavo chiedendo, si avvicina nuovamente a te, Fizz. Ok, ti faccio la E. Squalo! Squalo! E Finn si avvicina da te e dice... Comunque, capitano, ora parlando un minimo così... Se non ricordo male... Sapevamo che le monete portavano sfiga, ma ce le hanno tolte tutte. Quello che non capisco è come mai la sfiga ci abbia seguito. In teoria non ce l'abbiamo più addosso. Quindi perché siamo finiti qua sopra? Ah, beh, ok. Non ci sia un fantasma delle monete? Non c'è nessun fottutissimo fantasma, Jean-Pierre! Voglio sapere soltanto perché siamo finiti su questo scoglio! È il fantasma della mala suerte! Il fantasma della mala nuva! Mi hanno ripreso di nuovo! La nave! La nave è uno spirito maligno! La nave è infestata da uno spettro! Capitano, penso che si debbano riprendere. Che facciamo? Ce ne specchi qua dentro. Li salutiamo. Okay, ci ho ripensato. Blinky, va con loro e lasci mia tipo gli tiene la giacca che non se vuole andare. Blinky, va con loro, non ce la posso fare a sentire ancora di fantasmi inutili. Vieni, Blinky. La scimmia tipo che si aggrappa. Vieni, Blinky. No, sarai
benissimo insieme a noi. Forza Blinky, gli do colpi proprio forti sulla testa. Juan, non farci questo. Abbiamo bisogno pure di te. Non possiamo farcela da soli. Ci serve il nostro uomo. Non possiamo lasciarti qui. Io l'avrei fatto per un tipo come Vario, forse. Forse anche per Luciano. Ma per te non se ne parla, amico mio. Non mi sentirei troppo male se ti dovesse accadere qualcosa. Poi la scimmia rimarrebbe sola. Va bene. Parlo per lei. Basta fantasmi! È vero. E fammi controllare una cosa. Ma non è che c'è finito tipo nelle scarpe qualche moneta, vero? Controllate i vostri vestiti. Inizio a controllarmi effettivamente, a cercare nei calzoni, nelle mutande. Avete detto, avete portato quel diario, quella profezia, avete parlato di quella profezia che avete letto nel diario. Le monete non si possono smarrire, ma possono essere ottenute soltanto in 3 modi. Se cedi tutto quello che hai, e tra questo ci sono anche le monete, se le rubi, e l'altra qual era? Se le trovi? Se le trovi? Se le trovi. C'entra con la vecchia? No. Sì. Più o meno. Sì. Comunque, è difficile perché io credo che una volta che ce l'hanno sottratte, nessuno di noi aveva intenzione di prenderle di nuovo, voglio dire, portano sfiga. O forse... Chi mai avrebbe mai fatto una cosa del genere? Quale pazzo potrebbe fare una cosa del genere e attirare su di noi ancora questa sventura? Forse è stato solo un caso che la nostra nave si sia... arenata su questo scoglio. Mentre dici questa cosa, guardi giù dagli scogli. Lo scoglio è alto circa 15 metri. Però è anche vero che è impossibile una cosa. Fino a prova contraria, le navi non hanno le ali. Quindi la domanda rimane. E come hanno le belle? Come siamo finiti qua sopra? Capitano. Vabbè. Dobbiamo trovare la risposta. La nave non può volare. Noi nemmeno. Ma a quanto pare qualcuno ha fatto sì che lo facesse. Ma se scendiamo possiamo vedere che cosa è successo. È inutile restare qua. Tanto non ce la frega nessuno la nave. Guarda com'è messa. Anche perché come fanno a prenderla? Beh. Scusi, capitano. Possiamo lasciarla qua? Chi la prenderebbe mai la nave? Non credo che bisogna riparare, ci ho visto un bel buco sotto. Sì, magari poi non naviga, quindi è meglio sistemarla. Juan ha ragione. Juan ha pienamente ragione. Dai, forza, non perdiamo tempo. Ogni minuto che perdiamo è prezioso e potrebbe portarci a un tesoro. Chi lo sa, un bel tesoro. Un tesoro? Sì. Capitano, lei ha ragione. Questa è l'isola... Questa è un'isola! Sicuramente si sarà un tesoro. Certo. È una leggenda che mi raccontavano da bambino. Questa deve essere la leggenda delle milioni di monete d'oro. Sì! Mi ricordo! Me la raccontava sempre mia mamma. La leggenda... Sono un milione, un milione uno, un milione dieci. Un milione circa, mia madre non è mai stata... È stata sulla questione. Dovrebbe essere sotto una palma... Io lo so. Con una foglia blu. Io lo so. Mia madre mi raccontava sempre la stessa leggenda. Mi diceva che erano 757.482. Tua madre sapeva la storia meglio della mia. Si vede. Andiamo a cercare il milione di monete d'oro. Super. No, un'idea migliore. Andiamo a cercare il resto. Cioè 250.000 monete d'oro. Abbiamo doppia probabilità, no? Uniamo le dos leggende. E troviamo due tesori. 250. Due tesori. 1.754.287. Master, io mi sto confondendo veramente. Prendi i barili e mi tuffo in acqua. Non dire un cazzo. Ok, fai un tuffo. Abbandono la conversazione così. Proprio vedete che senza neanche pensarci, e anche ai limiti della follia, vedete proprio Finn che prende sti barili che peseranno tipo all'incirca un 20 kg a testa. No, li butto, ovviamente. Non mi butto. Ah, ok. E li getta si getta sti barili da 15 metri. Ovviamente, una volta che toccheranno l'acqua, si spaccheranno in mille pezzi.
E dopodiché si tufferà lui, incurante del fatto che sono 15 metri in altezza, quando il piano sarebbe stato di scendere lentamente per evitare qualunque tipo di danno. Lui invece si tufferà. Io guardo gli altri, poi guardo Jean-Pierre, Juan, Luciano, ti guardo, dico, ai ai. Ragazzi, muovetevi, è caldissima! Venite! Io scendo piano piano e poi mi butto in acqua. Jean-Pierre. Vedete che anche Mario si tuffa. Questo sia il nostro momento. Sì, me oui. Ah, por la gloria de Castì! Mentre... io prendo lo stocco, faccio un passo in avanti, cado tipo cartone animato. Tipo cartone animato. Lo vedete anche lui. Vi tuffate tutti e quattro. Ma Blinky è con noi, si tuffa pure in acqua. No, ma dicono, ragazzi, comunque Finn aveva salvato due tizi dalla nave dell'uomo nero. Sì. Tranquilli, tranquilli. Okay. I due, ma non c'erano. Questione... No, i due tizi in questione sono stati mandati in avanscoperta scoperta nell'isola prima di voi. Ah, ma ok, quindi da un po' che non li vediamo. Per questo voi avete aspettato due giorni per scendere, perché aspettavate notizie che non sono mai arrivate. Okay, ed è qui, quando tutti, tra cui anche Luciano e Jean-Pierre, saltano in acqua. Qui c'è un po' un trick, ragazzi, perché devo fare due cose veloci. Ed è qui che ha inizio la prima scena. Cioè, questa è la prima scena. Ovvero questa. E l'isola deserta. Quindi questa non ci sono. È la scena del primo atto. L'isola deserta. Ma che musica è? Monkey Island. È la musica dei capitoli. Arrivate in acqua. Ah, ok. Ah, ok. Arrivate in acqua e mentre state andando a nuoto, ovviamente, per quello che può essere l'unica possibilità di raggiungere l'isola. Dopo qualche, come dire, bracciata, finalmente intravedete una spiaggia. La spiaggia in questione è la tipica spiaggia di un'isola tropicale. Ci sono dei grossi scogli che si stagliano in altezza, che ricordano ovviamente quello dove è finita la vostra nave, la Clarisse Malanova. E nel momento in cui voi arrivate lì, gabbiani si alzano in volo e oltre questa spiaggia, in lontananza, a circa un centinaio di metri, inizia quella che sembra essere una grande fitta boscaglia. Arrivate finalmente in spiaggia, ragazzi. Ok, appena appena arriviamo faccio... Capitano, la prossima volta quando si butta in acqua ce lo potrebbe anche dire. Ma è due ore che parlavate, io ho detto andiamo. Ho detto andiamo la prima, la seconda, la terza volta. Poi chi dorme non piglia pesci. È perché li ha pescati Liquid Mind, che lo ringraziamo tantissimo per la sua giga donazione. Grazie mille Liquid Mind. Buon salve amici, si potrebbe dire così tanto delle scorse live. Ho detto qualcosa nei commenti del rosso, ma non mancherò mai di dirvi quanto siete stati bravi e quanto desideri vedervi avanzare come gruppo. Accettate questo piccolo regalo. Mincia piccolo, grazie piccolo, mille. Porca puttana. E ti ringraziamo Liquid Mind anche per esserti unito alla nostra ciurma per ben 9 mesi. Zan zan zan, eccomi qua, e chi vedo? One è il ciurro. Ah, mi corazon. Grazie mille Liquid Mind. Ragazzi, siamo quasi a metà dell'opera. Siamo capito, in due sessioni. Esatto, buona, siamo quasi al 50%. Ehi, con Beor, visto ci sei anche tu, grazie mille per i tuoi 3 mesi. Passa a salutare. Sto finendo episodio 9 di Lodge 3. Buona giocata. Grazie mille. Ciao, caro. Grazie. Divertiti. Grazie mille. Dunque, Vario e Finn, dicevate. Capito, chi dorme non piglia pesci. E io ho fame. Io lo guardo, mi strizzo la giacca. Dove sono quei due? Jean-Pierre, Luciano. Estamos obligados. Là sono, capitano.
Che capitano. Bella l'acqua, che bella l'acqua oggi. Mentre, prima che escono, lo capitano. Sì. Ma dico, questi due che ci incucchia, che ci c'entrano noi? Chi c'entra? Questi due. Freccette. Giampiero e Luciano. Freccette. Che c'è? Guardo. Ma le freccette, che c'entrano? Che c'entra? Che c'è? Mi passo la mano sul mento. Che perché sono con noi? Ah, sono simpatici. Ah, eccoci qui. Che stavate parlando? Per fortuna ha detto perché c'entrate con noi a freccette. C'entriamo a freccette? Ci dovremmo giocare, sono da prendere. Sono abbastanza bravo a freccette. Sì, perché no? Bella idea, Vario, grazie. Quando torneremo sulla nave dopo averla disincagliata, giocheremo a freccette e faremo un torneo. È il torneo di freccette. Io vi dico che sono piuttosto bravo, giocavamo sempre. Sì, giocavamo con i coltelli, però. Mondi. Noi con lo stocco. Vabbè, tutti la stessa arma, vedi, a Montegno. Non lo stocco, solo stocco. No, c'è qualcuno che usa pure le spade, però in realtà sono tutte persone che vengono da fuori. Quindi non sono di Montegna? Sì che sono di Montegna, solo che non sono nati a Montegna. Mi tocco la testa e vado verso la... faccio così e vado verso la foresta. Ma chi li prende? Okay. Ma Juan e Blinky sono con noi. Anche loro stanno scendendo come le persone normali, cioè stanno scalando lo scoglio. Ah, va bene. Si tufferanno a un'altezza umana. Okay. Poi vi siete lanciati così, tipo tuffo della vita. Mentre vi dirigete verso questa fitta foresta, non potete fare a meno di notare che gli alberi, o comunque tutto ciò che circonda questo ambiente, sembra molto... comunque abbastanza verde, molto, sembra curato, ma non avrebbe senso, nel senso è una foresta molto molto bella anche da vedere, e sembra che ci sia quello che sembra una specie di sentiero effettivamente tra alcuni alberi che si avvia ovviamente verso l'entroterra. Inoltre, mentre vi state avvicinando verso la foresta, siete in grado di notare, una volta più vicini all'isola e quindi più accentrati, che sembra esserci in una parte dell'isola, dalla parte opposta da dove eravate voi a livello di scoglio e nave, sembra esserci una montagna, una grande montagna, che però non è innevata, o perlomeno non sembra innevata. Questa è al centro dell'isola o dall'altro lato dove siamo arrivati? No, non al centro, leggermente più a nord rispetto a dove, a dove dovrebbe essere il centro. Okay. La foresta. La foresta allora... presenta così. Vai. Allora, un'idea geniale. C'è un bellissimo montagna là sotto. Direi di seguire il sentiero. Che ne dite? Va bene. Questa è un'ottima idea. Ma non è un'isola deserta, però. Se c'è un sentiero vuol dire che qualcuno c'è stato. Quindi è chi ha seppellito il tesoro. Capitano? Sì? Ma lei è un genio. Lo so. Non ci avevo pensato. La storia diceva proprio così. Che un uomo seppellì un tesoro. Tesoro... in un sentiero. E poi tracciò il sentiero. Tracciò il sentiero per ricordarsi dove l'aveva nascosto. E magari è ritornato a essere preso e noi non troviamo niente. No, speriamo che non sia tornato. Nella storia lui non ritorna perché è morto. Anche perché se fosse ritornato avrebbe cancellato il sentiero. Sicuramente. È vero. Forse andiamo. Andiamo. Mi metto davanti con lo stocco, la mano indietro e lì mi faccio andare avanti. Continuate a camminare. Vi addentrate sempre di più in quella che è questa foresta che vi si para davanti, ok? E vi fate spazio, seguendo, nonostante seguite questo sentiero, ci sono anche molti rami rampicanti e liane, e dovete, vi trovate a tagliarle, scostare rami, insomma, vi fate strada. Nonostante
sui vostri piedi, o comunque il sentiero che state percorrendo sembra in qualche modo abbastanza delineato. Ci sono però tutti questi ostacoli, ok? Nel vostro percorso. E continuate ad accentrarvi. Al punto che, dopo aver camminato per più di un'ora, forse anche due, la fitta boscaglia vi impedisce di vedere oltre a livello di altezza, tant'è che non vedete più neanche la montagna. Ma comunque avete proseguito in maniera abbastanza lineare, frontalmente. Non avete girato, variato, non avete fatto cose particolari. E mentre state camminando lungo questo percorso, questo sentiero, avviene qualcosa. Vario, che sta camminando, mentre cammina con il piede sinistro, becca una radice. Avete presente quelle radici che escono dal terreno e poi si... Sì. Nuovamente si immergono nella terra. Prende con il piede all'altezza del collo questa radice e cade di faccia, proprio facendo un volo di mezzo metro, frontalmente cade all'interno di una pozza e lentamente vedete che inizia a sprofondare in quelle che sembrano delle vere e proprie sabbie mobili. E ben che arrivi, aiutami! Prendi la mano, prendi la mano. Afferro la mano di Finn. Ok, continua a scendere, Mario, nel frattempo, mentre tu lo tieni, Finn. No, aspetta, capitano, non lo fare. Mario, non ti muovere da lì. Non fare movimenti, rimani immobile come una statua. Ma quale statua è stata? Finn, tirami fuori da qua. Certo. Finn, fammi un test di atletica più grazia. Grazie. Sì. No, vigore. Ti servono due incrementi. Penso che lo debba chiamare lui le stat, sai? Ah, ok. Vabbè, io dico voglio la farlo situazione con vigore. Farlo con vigore. Vigore. E penso penso atletica, no? Ok, ti servono tre incrementi. Difficile. Sono fortissime queste sabbie mobili. Ora ti spiego perché. Niente, uno solo. Incremento solo. Mamma mia, che schifo. Mentre stai tenendo Vario per la mano e cerchi di fare forza, la forza è tanta che il piede destro ti scivola, perché becca anche questo della sabbia e finisci anche tu appresso a Vario nelle sabbie mobili. E vedete praticamente Finn che è seduto, finisce sulle sabbie mobili e comincia all'altezza del busto a sprofondare anche lui, mentre tiene la mano di Vario. Ragazzi, forse ho sottovalutato il problema. Sì, stati calmi. Conosco le sabbie mobili alla perfezione. Se vi muovete, sprofonderete di più. State fermi. Ma è sabbia, ma è liquida, Vario. Sì, non l'hanno saputa chiamare bene, però state fermi, per favore. Luciano. Aspetto della sabbia, Vario. Cosa dovemmo fare, Juan Pierre? Forse esta è la punizione per un hombre más cattivo. Sì, ma però dovemmo... c'è finito anche Finn. Io non voglio che muoia Finn. Finn, capitano, senti, questi due sono due idioti, per favore, tirami fuori da qua dentro. Sono pure io, c'è lo spettro della sabbia che ci sto tirando giù. Ma quale spettro? Cattolo esorcista! Nel frattempo loro continuano a immergersi nella sabbia perché Finn urla e quindi si agita e la sabbia continua a farlo sprofondare. State fermi. Mentre io viene esattamente il braccio di Vario. Dovete stare fermi, non dovete hablar nessuna parola. Aspetta, mi è venuta un'idea per non fargli cadere. Vado, mi giro un attimo verso la foresta. Con la mia prontezza voglio staccare un ramo, un tronco bello grosso e portarglielo per non fargli cadere nella sabbia. Per tronco grosso? Qualcosa su qui. Ok. Mario! Jean-Pierre si allontana. Luciano, resti tu con loro due. In questo momento la sabbia è a questa altezza. Vedi praticamente uscire le braccia e la testa.
Non dovete muovervi per nessuna ragione al mondo. Io sono fermo. Però continuo a cadere. Maledetto spettro. Ora Juan Pier sta andando a prendere un legno per salvarvi. Ma dovete stare fermi. Le mie braccia sono più dure del legno, si rompe. Non ha importanza questo. Ma state fermi. Maledetto castigliano, e non mi lavoro. Nel frattempo, Jean-Pierre, tu trovi un legno che sembra discretamente... Potrebbe essere utile, seguendo quello che è la tua idea, ok? E torni indietro da loro. Quando tu torni, vedi che la sabbia gli è arrivata praticamente all'altezza delle ascelle, hanno le mani tutte e due alzate. Ok. Prendo questo pezzo di legno velocemente, corro verso di loro. Ma con tutte le sue notte cocchette! Tenete! Affermate! Salvatevi! Salvate la vostra vita! Efficienza! No, devi tirarlo tu, idiota di un Montaigne! Mentre tu vai per tirare il tronco, tutti e quattro potreste sentire dei rumori. Ed è grazie a questi rumori che inizia la seconda scena, ragazzi. L'imboscata. Che vuol dire l'imboscata? Stai tirando questo legno, praticamente dagli alberi e dalla boscaglia arrivano delle persone truccate, con la faccia truccata, con la carnagione scura, strane bende, tatuaggi tribali, che vi puntano contro delle armi, degli archi. E uno di loro, in una lingua strana, vi urla praticamente addosso. Più o meno le persone sono così. E nel momento in cui vi urla, in una lingua che ovviamente non conoscete, fa tipo "Kadabu, Kadabu", tipo una cosa del genere, lancia verso la pozza una specie di grossa liana e indica la liana "Kadabu, Kadabu". Ti fa... Capitano, prendi quella cosa! Prendi! Okay, aspetta! Mi appoggio sulla diana. Prendi la diana, la afferri. Inizi a... Lo spettro! A risalirla. Vedete che ce ne saranno, Juan Pierre e Luciano, ce ne saranno almeno una ventina di sti tizi. Tutti che vi tengono... Gli archi puntati. Con gli archi puntati, e questo qua che ha lanciato la liana viene verso di voi, indicando la lama di Juan Pierre, fa "Gadabi, Gadabi". Ma che sta dicendo questo? Juan Grazie, ci avete salvato la vita. Va? Ce ne sono 20? 20. Questo è más interessante, Juan Pierre. Interessantissimo. Qua ci mangiano a tutti quanti vivi. Cannibali sono sicuro. No, aspetta. Aspetta, mi avvicino ai cosi. Aspettate, mi avvicino io. Non muovetevi. Tutti tendono l'arco a come ti muovi. Ehi! Gadabu, Gadabu! Ciao noi, amici. Capitano, capitano. Gli faccio così, capitano. No, vieni qua, Mario. Vieni, dammi la collana, dammela. Dove siamo obbedire? Dammi la collana. Sono stato un naufrago e c'era una tribù simile. Le abbiamo dato delle conchiglie e ci hanno lasciato in pace. Capitano, le conchiglie queste ci spaccano il... Capitano! Dammi, fidati del tuo. Al massimo lo mangiano. Signori. Guardo Jean-Pierre. E vedete, nel frattempo, Luciano, tu sei l'unico che sta guardando attorno. Vedi che loro nel frattempo si stanno stringendo quasi a chiudervi. Signori. E oltre a questi 20, ne vedi comparire altri... 5-6 che però hanno delle grosse canne con delle corde e vengono nella direzione vostra. Guarda Jean-Pierre, Jean-Pierre, guarda, state zitto che ti giuro ti ammazzo. Señores, por favor, mantenete la calma. Io rimembro la storia di mia madre. E nell'isola vi erano degli indigenos, degli abitanti dell'isola. Ricordo anche le parole da dire per tenere a bada i loro animi. Quindi, fate fare a me. Mi giro verso gli indigeni che ci stanno... Ok. Señores! Nosotros semos piratas. Ul la ba... Lul...
Tada. Capitano. Vedi la confusione. Io gli passo la collana a fine. Capitano, ma che ha detto quello? Non lo so. Udibada. Bodilala. Udibada. Bodilala. Sto presente inventando queste cose. Che cazzo le stai facendo? Uno degli indigeni Bravo, si avvicina verso di te. Ti tocca la barba bianca. E ti guarda per qualche secondo. Ketebu? No, non Ketebu. No, 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 no Ketebu. Katabi, Katabi! Vedi che cominciano praticamente ad uscire sti tizi con le canne e alcuni iniziano a legarti per le mani e per i piedi, Luciano. Balalitti! Balalitti! La palata! Balalitti! Perché gli hai chiesto di legarti? Ma no. Che senso ha? Non ho chiesto di legarmi, ho chiesto di lasciarci liberi e di prendere il tesoro. Conosci la giornata del contrario. Era la storia della mia madre, non so se mi prendeva in giro. Sentite, ascoltate, noi siamo tutti dei gentiluomini qui, nessuno di noi è un pirata e vorremmo prendere la collana e tipo la porgo a uno qualsiasi di loro, il più vicino, e tipo... quasi mi inginocchio, no? Faccio tipo un inchino e gliela porgo. Un regalo per voi! Mentre lo... ascolta, mentre lui... mentre sei messo così, lui comincia a legarti le braccia. non ti ho chiesto di... Catalibi! Catalibi! E continua a girare sulla porta. Aspetta, mentre lui fa sta cosa, che magari ce n'è un altro che mi sta guardando e sono io alle spalle di... mi metto tipo alle spalle di Jean-Pierre senza che se ne accorga. E gli faccio al cannibale che mi sta guardando, gli faccio tipo dietro di Jean-Pierre, gli faccio... Lui ti guarda e ti fa... Gli faccio tipo indico Jean-Pierre. E lui fa così. Quindi non ho capito che sta succedendo. È semplice, Jean-Pierre. Ci stanno legando. Ah, bene. Mi ricordo quelle volte 3 anni fa. Strano che non te ne sia accorto. Strano che non te ne sia accorto. Mentre tu vedi che praticamente Luciano, legato mani e piedi, è tipo maiale da spiedo, e a terra che ti parla. Strano che tu non te ne sia accorto. Nel frattempo c'è Vario dietro di te e vedi una corda che comincia a legarvi tutti e due assieme. No, lui, io sono malato. Cagalibi, bisogna mentre deve essere una tradizione del loro popolo. Hanno capito che io e te siamo i migliori amici di questa nave. No. E adesso saremo legati per sempre da un'indissolubile ventata di amicizia. Io no, ma è stata all'indietro tipo Cagalibi, vedi che sono. Ma io darmi una testata all'indietro così io sono davanti a te. Che Cagalibi, cosa fai? Cagalibi, vedi che io sono malato, sono brutto, salato, brutto, piccolo. Addio che la verità l'altra volta. Devo dire che. Però passano 2 minuti mentre parlate, praticamente vi hanno prima legato tutti e due, così attaccati l'uno all'altro. Dopodiché vi prendono le braccia e cominciano a legarle. Tipo proprio come se vi stesse abbracciando voi due. E mentre voi questo, c'è Finn messo in ginocchio con ste mani legate e voi due legate assieme, Luciano legato assieme, che viene praticamente viene fatta scorrere questa canna tra le braccia e le gambe in maniera tale che lui resta appeso. Ah, tipo così, ok, ho capito. E mentre c'è questa, sì, proprio, hai capito, da trasporto. Sì. La stessa cosa iniziano a farla anche con voi, a legarvi braccia e gambe per poi mettere questa cosa. E vedete che per voi si mobilitano 6 uomini per trascinarvi. E io voglio dire... Per Luciano 2 e gli altri che rimangono, saranno 18, sono tutti attorno a Finn messi così. Appena vedo sta cosa gli dico pensato. Appena vedo sta cosa gli faccio caga bibisolo, vai, alzalo, vai, voglio vederti ora, eh. Guarda, caga, io verso gli altri gli dico ragazzi, vi ricordate quella volta in cui ero in manette in prigione? Io che mi posso liberare quando voglio, ma non me ne vado senza di voi. Capitano, questi ci vogliono mangiare, ma non ci riusciranno, capito? Il problema è che facciamo ora. Niente.
Ma magari non hanno niente da mangiare. Aspetta, aspetta, posso parlare io con loro? No, no, tu poi, guarda. Poi due nel frattempo si erano attaccati a pesino. E comunque sono contento che ora abbiamo un legame così indissolubile io e te. Gianpierre, guarda, sì. Io mi auguro per te che tutta questa vicinanza te la stai godendo, perché appena mi libero te lo sai quanto ti saluto. Ma lo sai quanto ti saluto? Ti saluto dalla mattina fino alla sera. Strano modo per esprimere amicizia. Comunque, quindi se non ho capito male, ci stanno per mangiare? Non credo, in realtà. Credo che sia il loro sistema di trasporto. Molto efficiente. Non in maniera aggressiva. Normale, naturale. Ti legano le gambe. Dopodiché, si mobilitano 12 persone per tirarti su. Ce la fanno? E cominciano praticamente a portarvi di peso. Che bello, sta volando. Oh, mamma. Volando? Le ali? Guardatevi, sono il re. Ma nella leggenda che raccontava mia madre, beh, c'erano delle ali. Io ce la stiamo facendo. La leggenda è vera. Ci stanno portando al tesoro. Gianpierre, mio caro amico, dimmi. Io guardo, senti una cosa, ma tu non eri tu sei di montagna, giusto? Tu sei tutto un cavaliere, hai parlato, cioè ci hai fatto una testa grande quanto un cappotto, che cioè, beh, proprio, no cappotto, cappa e spada. Cappa e spada, no, perché non ti non ti sacrifichi? Ah, passi all'altro, ti giuro, io appena torno faccio un dolce. Sì, no, faccio... se veramente dobbiamo morire, lo faremo tutti insieme. Io non posso negare a te, a Finn e a Luciano un tale onore. Non lo farei mai. No, negamelo, non ti preoccupare, io accetto, non ti preoccupare. Sarebbe disonorevole per me. Ma quale di... Allora, mentre state camminando, tu che sei messo sotto Finn, sotto One Pierre, praticamente i pantaloni, mentre camminate, ti si incastra un ramo nei pantaloni e comincia a toglierti i pantaloni e loro continuano a camminare e ti levano i pantaloni. Resti praticamente in mutande. I pantaloni restano aggrappati al ramo e tu continui a proseguire questo viaggio senza pantaloni. Guarda che siamo Jean-Pierre, per favore, tu parli la loro, digli qualche cosa. Non sapevo avessi delle mutande blu così belle. No, lo guardo. Dimmi dove le compagate. Cagabibi. Ora si gira verso di te. Cagabibi. Uno si avvicina da te. Senti, mi faccio. E cagabibi. Ho le mani libere ancora. Cagabibi! E cagabibi, senti una cosa. Bibi, lasciami andare. Sono malato. Ma Blinky e Wanda dove sono? Non li avete visti ancora. Erano dietro. Guarda, ha tipo tre denti. E nel momento in cui ti guarda, lui ti fa calo, bibi, calo, e continua a rialzarsi e a fare cenno agli altri di proseguire. Io pensavo di avervi visto, idioti, ma questi qua li battono tutti. Ma capitano, che dobbiamo fare? Godiamoci il viaggio. Ma qual è il viaggio? Capitano, qua ci vogliono mangiare, capitano. Ma non li biasimo, non c'è niente da mangiare qui intorno. Guardato, nessuna noce di cocco. Oh, no, capitano, questo è il viaggio per la nostra muerte. Lei è contento? Quale morte? La nostra. Loro mangiano. Nessuno ha parlato di morte, hanno detto solo che ci mangeranno. Loro hanno detto cata bibi, che nella lingua loro significa vi mangeremo finché non rimarranno nemmeno le ossa. Ma poi non li mangiamo alla fine. Luciano, qua non è vero, guarda. Mi porso verso di loro. Gagabibi! Uno si gira e ti guarda. Gagabibi! Ecco, gagabibi. E si avvicina. Gagabibi. Bibi! Con la mano sotto, che sono legati, bibi bodaccianissimo. Bibi guarda e fa caca. Oh, caca tu, no, io bibi caca bibi caca bibi caca bibi
allontana di nuovo. Si rimette in fila. E stai su una situazione mastratica. Mastratica. Ti vado a camminare. Arrivato a un certo punto, dopo un tot di tempo, siete anche esausti di cercare di comunicare con questi cristiani che non sembrano capire. Io sono una tutto scialato, veramente. Sì, sì, tu te la stai godendo. Io, guardi a perché io da spendendo, master, spendendo un punto eroe, mi posso liberare da qualsiasi cosa, anche dalle mani. Per te non è una minaccia, ti stai godendo il viaggio, esatto. Vedi la foresta, fiori, e loro che continuano ad ondeggiare, continuate ad ondeggiare su questa canna mentre queste 12 persone ti tirano, e gli altri che invece vengono portati così a spalla. Giampiero è contento perché finalmente sente Vario più vicino a lui e sente che sta nascendo un vero legame, una vera amicizia. E i gatti caga, ma chi ti se in cula? Cioè, chi ti caga? E dopo aver camminato per più o meno un'oretta, finalmente arrivate in quello che sembra una specie di villaggio che si presenta fatto di case di paglia, legno, foglie, e ci sono ovviamente delle persone e anche quelli che sembrano dei bambini con degli elmi tipo di animali che corrono avanti e indietro. E loro che nel momento in cui arrivano al villaggio e vi vedono, tutte queste persone che ci sono in giro si radunano quasi al vostro passaggio e tutti iniziano a fare cacabibì, cacabì, tutti contenti che cominciano a saltellare non appena voi arrivate. E durante questa processione, che voi state andando verso di qua, vi portano all'interno di una specie di struttura, diciamo gabbia. Che non è una vera e propria gabbia, non è un capannone, è un recinto. Ok. Ok, tipo fatto a palafitte, però che tra un legno robusto e l'altro, comunque riuscite a mettere quasi per intero la faccia, nel senso che riuscite a vedere. Perdona, mi sentite un po'. Borraccia, scusami, alcuni lamentano nella chat che non si vedono gli alert. Sei sicuro che si deve essere nel livello giusto? Perché sì, ma io l'ho visti vedersi qua sulla sinistra. Ci sono visti? Sì. Ah, ok. Va bene, avevo letto qua, c'era qualcuno che diceva non si è visto. Mandarne uno per prova. Manda l'ultimo per prova. Posso far un alert di prova per farlo vedere, se volete. Sì, fai un follower qualsiasi, uno di prova. Eccolo qua. Alcuni dicevano che non... Tra l'altro dal report solo due me ne risultano. Se proprio non fai la condivisione... Cioè, se tu... Allora, tu vuoi fare il sub, ok? Ma se tu non fai la condivisione in chat, non compare l'alert. Aspetta, okay, però aspetta. Di Venti Nation, grazie per la donazione. Grazie mille per il follow di Venti Nation. Ok, va bene. Ok, scusami Morgan, vai. Venite introdotti all'interno di questa specie di struttura. E dentro questa struttura trovate un uomo e una donna che non hanno ovviamente gli abiti degli indigeni, messi là, che sorridono all'interno di questo recinto. E non appena vi vedono entrare e loro vi lasciano praticamente, vi fanno scendere da queste canne di bambù, quello che è, e si allontanano richiudendovi all'interno di questo massiccio recinto, se ne vanno e l'uomo e la donna vi guardano tutti contenti, vi fanno anche voi cagabibi, anche voi tutti contenti. Che cosa vuol dire quindi questa parola? Non lo so, però loro la dicono sempre. Ma chi è, master? Chi è questo? Un uomo e una donna. Non mai visti. Che non avete mai visti. Che non sono indigeni. Ma sono quanto liberi. Siete qui? Sono all'interno del recinto come voi. Ma okay. Quanto siete qui voi? 2 ore. Come siete arrivati qui? Anche voi non lo so, ci hanno presi nella foresta. Dicono che forse adesso arriverà la loro regina. Sarà bellissimo. Cagabibi. Guardo la donna che si mette vicino alla gabbia. Cagabibi. Sembra completamente fuori di melone. Io guardo Luciano e faccio: ma che minchia ride? Non lo so, Vario, è una situazione molto strana. Molto strana. Scusate. Scusa, compare, dove venite? Avevate compagni con voi? Siete solo voi due? No, no, siamo solo noi due. Siamo sposati. Cagabibi! Che siamo contenti. Ma compare, scusa un attimo. Ma perché ridi? Ho
così, perché ora dicono che praticamente arriverà la loro regina, quindi avremo la possibilità di vedere anche la regina, sarà bellissimo. Io guardo il capitano. Prendi esempio da chi ha capito che sì, noi... ha una bella energia. Mi scusi. Cacabibi significa vi facciamo spaventare ma non vi mangiamo, tranquilli, sta arrivando la nostra regina e vi lasciamo in pace. La donna si avvicina. Ah, veramente significa quello? Sì. Wow, cacabibi. E vedi che si abbracciano felicissimi lui e lei. Che bello. Io si portano, siete... Anche voi siete stati portati qua con le canne? Sì. Bellissimo, vero? Bellissima esperienza. Però non siamo sposati. Noi siamo sposati con il mare. No, diciamo. questi due sono sposati. Gli indico Luciano e Jean-Pierre. Questi sono sposati. Pirati! No, non pirati. Non sono un pirata. Io sono... Ma siete sposati? Loro due sì. No, non siamo maritados. Cioè, siete sposati col mare. Esatto. Col mare, sì, ma... Io dietro gli faccio... Signores, una pregunta, ma da donde venite? Noi veniamo da una terra molto distante da qui, però... Castiglia. Castiglianos. Però non siamo castigliani, cioè nel senso siamo trapiantati a Castiglia. Hai visto Vario che sono di Castiglia, ma non sono di Castiglia. Io guardo il capitano. Si può fare. Guarda il capitano, che vuol dire trapiantati? Che bianco, non pianto. Ah, pianta giusto, capito? Trapianta. Piantagione. Siete dei contadini. Giusto. Sì. Lo sapevo, il mio intuito era sbagliato. Capitano ne sa una più del diavolo. Guarda con la donna e fa: lui è il più intelligente di tutti, si vede subito. Tenemos da parte il diavolo. Ma tenete una nave per essere venuti qui? Come siete arrivati? Una nave? No! A nuoto? No, ci hanno dato un passaggio! E ci hanno lasciato qua! Chi vi ha dato un passaggio? Cioè, non lo so, un tizio, un capitano, e ci ha lasciato qua. Come si chiamava il capitano? Boh. Noi abbiamo pagato per salire a bordo e lui ci ha lasciato qua. Capitano Boh. Che aspetto ha questo capitano? Si chiama che non lo so come si chiama lui. Neanche io questo nome ho mai sentito, che non lo so. Che aspetto aveva? Uomo, ok, barba, ok, scura, ma una barba non sono scura. Io, che bello, occhi scuri, e poi era vestito e non l'ho mai visto in faccia. Ma come parlava? Di da dove veniva? E chi ci ha parlato mai? Noi gli abbiamo solo dato i soldi. La descrizione corrisponde a Juan. Forse non può essere lui. Non teneva un mono con sé. Teneva un mono, un gatito. Teneva un gatito. No, nessun gatto. Non è Juan. Non è nemmeno lui. Non è Juan. Allora ci possiamo fidare. Ma risponde alla descrizione di Barry Dottington per caso, vero? No. Ma avete altri soldi con voi? Con chi parli? Al momento no. No, non abbiamo niente con noi qua. Questi danno soldi a chi capita prima. A sto punto me ne facevo dare un po', no? Ah sì, ma rilassatevi, tra un paio d'ore arriverà la... Come si chiama? La regina Calabibi. La regina dei Calabibi. E vedi che praticamente loro fanno... Sì, dai, ma se io sono un re... Comunque, mentre siamo qua, Se io sono un re e lei la regina, vuol dire che noi... Tu eri un re, Finn? Capitano, sì. Non sei un re. Mi ha innalzato in quel modo, come le parate. No, ti ha innalzato perché pesi, capitano. Sì, ma se fosse... No, se pesava non riuscivo a non alzarlo. Sì, infatti erano 22 a alzarlo. Vabbè, 1, 2, 22, sempre là siamo. No, erano 12. Non ha importanza questo. Dovemmo uscire da qui. Come si sale da sto posto? Loro si mettono praticamente, si defilano
ridendo. Quando vi voltate a guardarli, loro vi sorridono e vi fanno cenno con la testa. Sì. Calabibi, Calabibi. Calabibi! Dovemmo scappare. Questi sono scemi, capitano. Ci mettiamo tipo tutti e quattro. Questi sono scemi, capitano. Poi ci mangiano vivi. E io sono d'accordo con Luciano. Ce ne dobbiamo andare. Lì, dall'alto, da sopra, praticamente questa specie di palafitte che saranno alte un 3 metri più o meno, 4 metri. Vedete che spunta quella che sembra una canna con un secchio attaccato pieno d'acqua. E i tizi, i due seduti, vi guardano. Prendetelo, prendetelo, è acqua! E vi danno da bere! Buono. Filo la testa dentro. Bevi un bel sorso d'acqua, acqua bella, bella, pulita. Fresca. Ho un po' di sete. Luciano, quale sede? Cioè, dobbiamo andare da qua, non siamo in un ostello, cioè, dobbiamo andare. E va bene. Capitano Finn, apra la porta. Capitano, per favore. Siamo entrati qui da qualche parte, no? Da dove siamo entrati usciremo da qui. Apra la porta. Capitano, ce ne dobbiamo andare. Qua ci mangiano via, ci mangiano pure le ossa. Ce ne dobbiamo andare. Lei qui può anche spaccare. Ma siamo sbagli. Liberi di muoverci. Siete sempre legati mani e piedi, appunto. Però sì. No, aspetta. Che vuol dire no, aspetta, capitano? Vuoi portare la regina? Ma vuole reggi! Perché? Luciano, dici qualche cosa. Perché? Ma voi perché pensate che ci devono mangiare? Perché avete sentito parlare così nelle storie, eh? Calabibi. In effetti Finn non ha tutti i torti. Nella mia storia non c'era nessun cannibale su questi storie. Nella mia storia sì. Solo una regina bellissima, importantissima e maestosa che cercava il suo re. Jean-Pierre, tu mi devi scusare se sì. Mi permetto. Io non ho capito una cosa. Tu hai preso la storia, hai preso pure la sua, avete scelto un'isola così a caso? Ma come ti permetti? No! Noi siamo arrivati qua per caso e mi hai detto che c'è la storia. Quale storia? Non esiste il caso. Per caso o per casa? Noi volevamo tornare a casa e siamo qui. Non è un caso o è una casa? Io li guardo esterrefatto. La storia finora si sta rivelando vera. Ma quale storia? Siamo su un'isola a caso! Tu hai preso questa storia? La profezia è vera! La storia parlava dei cannibales. E noi dovemmo da scappare dei cannibales. Capitano! Bravo. Calabibi, ora ricordo. Calabibi, capitano. Sapete cosa significa? Che vuol dire? Vi mangiamo. Ve comamo. Ve mangiamo. Calabibi. Io non sono Bibi. Io sono Finn Jorgal, capitano della Malanova. No, Bibi. Intendevano forse Babà. Calla babà. Magari non lo sanno. Dovevamo fregare. Capitano, mi è venuta un'idea. Capitano, se mi mangiano babà, fanere finitos. Giusto, ma tu Luciano, sai parlare anche tu. Non ne stanno più babas. No babas. Finitos babas. Se mi mangiano, tu non mangi più. Giusto, Luciano? No, non si mette la S alla fine. Ah, scusas. Lo so, secondo me è rischioso. Se volete scappare adesso, secondo me se ne accorgono. E allora... Devo aspettare qualche ora. E allora rischierò io, capitano. Narratore, mi giro un attimo per vedere se ci sono guardie che ci guardano effettivamente. Sì. Le guardie guardano. Attraverso le fessure ci sono diverse persone che vi stanno guardando. E che fanno, tipo... Sono fermi, vi guardano. Provo, ma noi non siamo in grado di... siamo in grado di aprire la mano... E di portarla all'altezza uomo? Ah, sì. Ok. Ma io ho ancora la mia spada. Lo stocco. No, queste ve l'hanno tolta. Ho un'idea. Ce l'ho. Ce l'ho. E cosa? Capitano. La sua idea. Guarda il vuoto. Inizio a sgranare gli occhi. Certo. Va bene. Allora facciamo così. Uno di noi si sente male. Vario. Perché io? Vario, tu stai male. Coraggioso.
Io sto male. Stai male. Hai la febbre. Si vede. Vabbè, tutto lo stomaco di sto cotone. Mario, ti hanno spaccato la testa. Ti stai contorsendo dal dolore. Dietro col petto, e hai anche la diarrea. Metti dietro col petto e gli do una testata. Io sento, arriva questa testata fortissima. Senza che me l'aspettassi, mi vedo, capito? Magari... Ti senti battere l'aria. Calabibi! Calabibi! Uomo in mare! I due vi guardano e ridono pure loro. Sono uno spasso anche loro, sono uno spasso. Chiamo le guardie dicendogli, tipo indicandogli Mario e Vario che si contorce a terra. Comincio a parlare dialetto stretto, strettissimo, lacciano. Mia! Tallo sta abbassando! Un cazzo! Ma questo meno male, mi ha bastato tutte me. Mentre si stanno avvicinando praticamente alcune delle guardie per cercare di capire che cacchio è successo, perché comunque lo vedono a terra, sentite movimento. C'è veramente la regina. Oh, santo cielo. Ma chi è quello? La regina. Ma chi è quello? Mentre state... vedendo Vario che si contorce, della musica inizia a propagarsi nel villaggio e vedete tutti quelli che si stavano avvicinando verso di voi che si ritirano un secondo indietro, e i due tizi che sono con voi, oh, la regina, ragazzi, la regina, se ne vanno da Vario che è disteso a terra. Alzati, la regina, no, la regina. Sta male, Vario, stai male, do un calcio. Stai male. Mario, tutto bene, ragazzi, ma che come si può, Mario, bravo, continua così. Ma che si può, forza, come un coglionista, forza Vario, sei bravissimo. Sei il mio migliore amico. Sì, anche tu. Ma che cazzo fai? Le persone, gli indigeni, iniziano a raggrupparsi. Da dove siete voi, o comunque attraverso le sbarre di questa specie di recinto, siete in grado di vedere questa specie di passerella che attraversa buona parte del villaggio, e lentamente vedete comparire una figura. Dapprima che la precedono ci sono altri 3-4 indigeni, tutti vestiti di tutto punto, con piume di animali esotici, vestiti molto particolari, che cominciano tutti a ballare, a fare delle mosse strane, e cominciano a percorrere tutta questa passerella. Mentre loro passano sulla passerella, tutte le persone, gli indigeni messi là ai bordi di questa passerella, fanno calabibi, 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 e loro praticamente, mentre questi qua fanno questo passaggio, alle spalle di loro inizia a comparire questa figura che è totalmente ammantata da piume, e ad un tratto si spalancano queste piume e fanno uscire questa figura che a tutti gli effetti sembra una donna, anch'essa di capelli di carnagione scura, con dei tatuaggi bianchi, dei disegni bianchi nelle scapole, nelle braccia e sul volto. E nel momento in cui questa inizia lentamente a percorrere questa passerella, tutte le persone abbassano la testa in segno di reverenza e rispetto. Mentre la donna si avvicina all'estremità della passerella, tutti gli uomini che stavano urlando, travolti da questa foga, si ammutoliscono. Nessuno più parla. La coppia si avvicina afferrando due dei tronchi della prigione e mettendosi con la faccia attaccata al legno per cercare di vedere meglio quello che sta accadendo. La donna guarda te, Finn, dice: è la regina, stiamo vedendo la regina. Calabibi, non vedi che il mio amico sta male? Un attimo di pazienza. Io non gli passa. Io la vedo, la regina. Vedi che gente si muove. Ancora non la vedi, la regina. Mi stai riprendendo lentamente. Adesso, madonna.
Mi metto in piedi. Ok. Ti metti in piedi. Ti avvicini anche tu a questa palizzata. E anche tu vedi tutta questa confusione con la testa chinata in segno di rispetto. Inchinarsi di fronte a questa passerella che viene percorsa da questa donna. Appena la vedo, faccio... Sì? La guardo io. Ma chi è quella? Faccio a Finn. La regina. Sì. Tu stai male, te lo ricordo. Per favore, non mi costringere. No, sto male, sto male. Mamma mia, guarda la regina, eh. La donna fa... Fatemi... Chi vuole può provare a carpire qualche particolare dettaglio. A carpire, va bene, ma incespichiamo in tutto questo? Incespicate, ovviamente. Ok, grazie. Allora, acume, ragazzi. Come funziona? Acume, e basta. Acume più... Notare? Più notare. Notare acume. Successi 3. 3 incrementi. Acume. Mamma che schifo, va bene. Com'era acume in inglese? Wits, mi pare. Può essere wits. Il 10 wits. Esplodeva, com'è che era la cosa? Il 10 no, dieci. Esplode se hai 3 ferite critiche, mi pare. No, non sono in quel modo. Allora, io ho fatto 2 incrementi. Ma che ha fatto? Aspetta, no. Wits più notice. Mi devo riabituare. Allora. Bonus. Sì, perché non ricordo come si faceva a mixare okay. i due tiri. Posto. Allora. Quindi, ragazzi, diteveli voi perché io vi sto seguendo. E dipende se il 10 esplode. Allora, il 10 qua nelle ferite dice che dovrebbe esplodere quando hai 3 critiche. Anzi, ma chi è forse Bobbo? Quando c'è la specializzazione. Ah, aspetta, lo sto cambiando. Bobbo. Chi è Bobbo? Ho cambiato apposta. Bobbo. Tutti i 10 esplodono, però quando c'hai 3, comunque, quanti successi sarebbero se esplode? Ha 5 rank, a 5 di rank e i di 10 esplodono. Ah, oppure ha 3 ferite drammatiche. Esatto. Ok, quindi tu hai fatto 2 successi. 2 successi. Ok, ok. Allora io ho fatto 2. Io ho fatto un 10, quindi esplode lo dovrei ritirare, quindi questo ritiro. Esplode. Hai 5. No, ho fatto un 10 puro col dado. Pure io, non esplode. Ah, ok, allora ho fatto 2 successi. Nessuno fa 3. No. Ok, la donna raggiunge l'estremità della passerella e inizia. Menlie Benkider, Vasurvire, Iuzu, Essen. Vedete che... non lo so, vi fa un'impressione strana, nel senso che non sembra convinta di quello che sta dicendo. Ma sente quando qualcuno dice qualcosa, però sembra che... Boh. Ma sai una cosa? Sembra parlare effettivamente bene la loro lingua oppure sembra di no? Ti dà questa impressione? Ma io mi ricordo di una cosa. Può essere che nell'ultima sessione avevamo incontrato una donna molto simile a questa? Io me la ricorderei. Conserva, sono innamorato di quella. Conserva questa sensazione. Vedete che grido, master grido, regina! Ehi! Capitano! La tua voce si fa sentire attorno a tutti. Ragazzi, 2 incrementi per notare più acume. Devo farti notare più acume, ok. 10, 1, no, niente. Allora. Sì. Mamma mia. Uno, come fate a sommarli? Due. Scusate, boh, io metto il bonus perché devi mettere accanto. Vai okay. Sul notare, accanto c'è scritto nessuno. Clicca su nessuno e metti il incremento. Cos'è? Okay. Dovete fare 10, dovete raggiungere 10. No, 5 o più. Com'è che no? Devi raggiungere 10.
Ogni pool di dati che sommati fa 10, è un incremento. Ah, bisogna sommarli. Sì, bisogna sommarli. Sì, sì. Ah, ok, ok. Vabbè, ho fatto 39. Io ho due incrementi. Ok, due incrementi. Mentre loro io urlano, ne ho tre. Ok, mentre loro urlano, Luciano e Juan Pierre, notate tra la folla, cioè c'è la folla attorno a questa tizia che parla, distanziato, totalmente dalla parte opposta, proprio spostato sulla destra, che ci sono un gruppo di persone, c'è un tavolo con della frutta, e nel tavolo con la frutta notate lui, Juan, assieme a Blinky, che stanno mangiando una mela, messi là, vicino al tavolo. Lo notano Luciano e Juan Pierre. Juan Pierre? Juan! Juan? Juan! I Blinky? Is possible? È possibile? Juan! Ma chiamo, dove li vedete? Juan. Dove sono? Dove li vedete? Là. Chiamo il nome di Juan. Nel tavolo. Stanno mangiando. Che minchia fa... Oh, Juan! Che fai là sotto? Che cazzo fai? Cominciate a urlare. Juan, Juan! Quei due tizi sembrano infastiditi, quelli che sono in cella con voi. Fate silenzio, per favore! Stiamo cercando di sentire! Io prendo quello là, quello là che mi dice state fate silenzio, lo prendo da qua, lo batto contro le sbaglie e dico, guarda, stati zitto che giuro! Ti giuro! Se parli ancora di scippalingua! Shh! Mentre voi urlate, notate che uno degli indigeni si volta verso di voi infastidito dalle urla che state facendo. E vi fa così. E si rimette a guardare verso la regina. Io guardo la regina, gli faccio... regina, Cala bibi! Il tizio che si era girato per farvi silenzio, indigeno, si ferma e fa... Sì, ma non è possibile però, eh! E che cazzo! Vedi tipo tutta la gente che si ferma. Gli altri indigeni si voltano verso di lui sconvolti. E lui fa... no, è due ore che urlano! Cioè... Io non lo so! Se è normale! Vedi tipo la gente che continua a guardarle, anche la regina si ferma a guardare sto tizio. La regina guarda anche verso la cella, poi riguarda il tizio. Io lo guardo. Lui guarda gli indigeni e fa: è inutile che mi guardate così. Ditemi che non lo state pensando anche voi da due ore. Cioè io non lo so, quel cretino è l'altra demente. Sti tre imbecilli. Oh, e che palle, sto cagabibbi. Comincia ad allontanarsi. Cala, entra in una casa. Ed entra in una casa mentre gli altri restano. Tutti gli altri indigeni e la regina restano fermi, ammutoliti. Passano due minuti. Io guardo gli altri. E non ho capito che cosa è successo. Avevo detto che non ci volevo mangiare. Un esaurimento nervoso. Ma capito? Ma non avete notato che parlava la nostra stessa lingua? Come ti arrabbi se non parli nella nostra lingua? Passano due minuti. Lo vedete uscire da questo edificio con un paio di scarponi a spalla e dei vestiti sotto il braccio. Me ne vado! Mi licenzio! E se ne va. Licenzio. Tutti gli altri guardano. E vedete che gli indigeni tra di loro, sottovoce, cominciano a parlare. Sì, no, però effettivamente non è che ha tutti i torti, cioè voglio dire, sta gente qua che arriva e fa tutto sto casino, due ore che urla, cioè come si fa a lavorare in questo modo? Io non lo so. Nel frattempo c'è Juan che si volta verso la gabbia e fa tipo una smorfia strana. E inizia, prende un'altra mela e inizia ad avvicinarsi verso di voi. E dico, Juan, guarda, meglio che c'è una buona spiegazione. Juan, cosa sta succedendo? Todos sembrano impazzidos. Arriva un paio di metri con la mela. Ma quindi state facendo anche voi questa cosa qua? Bravi! Ma che cosa stiamo facendo? Sei tu la strega, vero? Sei tu la strega. Quale strega? Pinno, quale strega? È lui la strega. La strega l'abbiamo superata. La strega l'abbiamo superata la stagione scorsa, capitano. Si concentri su questa. Grazie. Che cosa succede, Juan? Avete fatto il sentiero, no? Sì. E non l'avete visto il cartello? Quale cartello? Quale cartello? Quello che
come c'era scritto visita turistica al villaggio degli indigeni. No. Una visita no. turistica? Turistica. Non abbiamo trovato nessun cartello. Io guardo Finn, Finn, che tu che sei tutte le parole, che vuol dire turistica? È lui la strega. Ma vuole strega, capitano, ma la vuole smettere. E c'è Blinky che si mette le mani in testa. Scusa, c'è qualcosa che non va per... Noi siamo caduti nelle sabbie mobili, anzi... Uh-huh. Sì, ma non capitano. Sono profonde. No. A 1,50 m di fermi. Ma in realtà ecco perché non scendevamo più, capito? E in effetti Vario è piuttosto basso, quindi gli arrivava qui. Ha senso. Comunque, in ogni caso, non ha senso perché loro ci hanno rigato e non ci hanno detto niente. Ci hanno protetto come di sacco. Certo, non ci hanno detto niente, sono autopagati per fare quello. Questi lavorano qua. Calabibbi. Cosa ma Calabibbi non vuol dire un cazzo, è una cosa che dicono loro così, tanto per dire. Devono pur far pensare che dicono qualcosa e si sono inventati sta stronzata. Me l'ha detto uno là, quello che porta la frutta sul tavolo, me l'ha detto lui. Viene da Vodà, quell'artizio là, veniva da Vodà, ci viene dalla stessa terra di Mario. È Vodacciano. Poi una mela, capitano. E perché loro due sono stati catturati? L'uomo e la donna vi guardano. Ma noi siamo qua in viaggio di nozze, ci siamo sposati e abbiamo deciso di venire qua a fare una vacanza. Ecco perché l'idea. Ma questa situazione è tutta. Ci siamo sbagliati. Anna, vieni qua un attimo, avvicinati. È stato un qui pro quo. Avvicina. Per me c'è sta cosa per dirmi. Che cosa? Ma soprattutto, Mario, ma perché sei in mutande? Ti volevo dire, non è che c'è di hanno dei pantaloni. Ma ora li chiediamo, ma penso che te li danno poi i pantaloni, non ti lasceranno certamente in mutande, voglio dire. Ma sarà una cosa così. Quando ascolta attentamente. Perché noi siamo in gabbia? Cosa dovemmo fare in gabbia? Ci vogliono ma niente, la gabbia aperta, ma ci avete provato ad aprire la porta? Siamo legati. Siamo legati. Ma potete sciogliere. Ci provo così, naturalmente, a muovere un po' le braccia. Sì, non sono corde serie. Ah, è vero. Mi alzo, esco. Apri la porta. Vedi che c'è comunque il vociare delle persone. E tra tutti si apre questa cosa e passa la regina. Che inizia a venire nella vostra direzione. Io vado a prendere altra frutta. Oh, non vi muovete perché se vi perdo di nuovo chissà dove cacchio ve ne andate. State fermi qua. Va bene. Io guardo la regina. Buongiorno. Comincio a parlare. Buongiorno, mademoiselle. La regina ti guarda. Sorride. Vi guarda tutti e quattro. E fa uno strano sorriso. Calabibbi. Fatemi il test di Agume più osservare. Io le volevo già chiedere se ci eravamo visti da qualche parte. Ok, chiediglielo. Scusi, mademoiselle, ci siamo già visti da qualche parte per caso? Lei ti guarda, vedi che i suoi occhi tipo si ingrandiscono quasi a sorridere. Dopodiché si mette la mano nei capelli e si toglie la parrucca. E fa, ma certo che ci siamo visti, io ho dato voi casa. Io sapevo che sarebbe successo. La strega, è la strega. Io sono strega di villaggio! Ma voi come avete fatto a raggiungere isola del turismo? Come avete fatto ad arrivare qui? Io ho andato in vacanza, ho trovato lavoro qui. Questa è l'isola del turismo? Non è l'isola del... Non è l'isola del tesoro? Capitano! Non so se c'è tesoro! Io so che io ho dato tutti i miei averi, voi! Io povera! Io dovrei lavorare per poter vivere! Lei ci ha donato la casa nella maniera più legittima, col contratto meglio scritto che avessi mai visto. È colpa sua se è diventata poco. Capitano, è la strega, quella che... Ma voi ancora vivi? Io contenta, io non pensavo che voi non potevi morire. E tu senza pantaloni? Io non capisco perché tu hai fatto queste cose, però io contenta. Strega. Vi avevo detto! Voi dovreste ascoltarmi di più il vostro capitano. Guardo gli altri, minchia, il capitano aveva ragione. Avevo ragione sin dall'inizio. Faccio tipo sta cosa con la barba di una sposta. Sin dall'inizio. E il capitano aveva ragione. Ma signora strega, ma lei lavora qua quindi? Sì, io lavoro qua da
quanto tempo? 4 mesi. Infatti io non so ancora battute, io dico cose strane loro in tedesco, in aisano. Loro Morgan, non capiscono quello che io dica. Morgan, non me l'aspettavo proprio una cosa per la mia barbaria, non so come sia possibile. Importante, l'hai improvvisata come cosa? No, l'avevo pensato che voi finivate in un posto dove la gente vi rapiva, ma in realtà erano tutti attori, perché era un villaggio turistico. Un villaggio turistico. Un villaggio. Ma che cazzo? Ah, la donna mi guarda e fa. Signora strega, noi dovemmo andare da chi? Oltre a prendere il tesoro che è nascosto è nell'isola, avemo la nave incagliata nello scoglio. Ma quale tesoro? Chi è il tesoro? Vario. È il milione dei punti. La donna mi guarda. Mettite il pantalon. Tu ancora sfiga. Come sono pantaloni? La mala suerte. Vario. È Vario chi ha la sfiga? Mario, Vario, la mala suerte sei te. Perché sono io? Perché hai perso il pantalon, ci hai fatto salire sulla nave e ci hai fatto intrappolare in questo posto. No, avete ragione, dobbiamo sopprimerlo. Ma che dici? Forza, Vario. No, non toccatelo. È il mio migliore amico. Questa esperienza di vita e di morte ci ha reso uniti. Non toccatelo! Svuota le tasche, Mario. È vicino a Jean-Pierre, lo abbra... Tipo, me lo metto accanto. Non c'ha più le tasche! Io sono il suo migliore amico. Vero, io sono il suo migliore amico. Ma chi mi tocca? Forza, Jean-Pierre, difendimi. Aspetta un attimo. Controlla se di sopra hai qualche moneta. Nella giacca. Nelle tasche. Giacca. O nelle mutande, perché no? Aspetta, controllo io là sotto. Tu ti ricordi, Vario, che quando hai rubato la moneta ad Elena, che sarebbe a Elena, sì, sì, che sarebbe la tizia, te l'hai rimessa nei pantaloni, ma i pantaloni li hai persi. Non ce l'ho più la moneta. Negli occhi e negli slip, nelle mutande, ti trovi la moneta. In realtà gli avevo detto poco fa, se vuoi controllo io. Faccio così. No, ho fatto vite non sentirti. Mettiamolo gli slip. La moneta. Ancora. La donna ride. Voi ancora sfiga. E si volta e fa. Ci vediamo in giro. Se vi serve qualcosa, andate dal governatore. Lui può aiutare. Se vi cerca lavoro. Poi si volta verso Phil. Tu puoi fare gigante! Sì! E stai sì, una buona no, idea. Sì, capitano. Ma che accetti? È un lavoro onesto. Ma tu sei pirata. Io non sono un pirata. No, e che sei? Non siamo pirata. Capitano della Malanova. Esatto. Navigatore. E io sono un capitano, non sono un pirata. No, non puoi farlo il gigante, sei già un capitano. Beh. Esistono molti capitani giganti nella storia. Jean-Pierre, mi hanno spiegato da piccolo che non posso fare più di un lavoro. Dipende. Allora, puoi spendere 8 ore in un lavoro e 8 ore in un altro. Se tot, in una giornata tot, come Barrington, capitano, per favore, capitano. Prego. Stiamo Scusate. Parlando di cose serie. Comunque, io non mi riferivo alla strega. Da piccolo giocavamo un gioco in cui si diceva che nel gruppo c'era una strega. Io volevo dire. Strega intendo traditore. Però è stata una cosa interessante. Che era il pezzo di merda. No, parlavo di una casa infestata, a dire il vero. Sono le mie storie preferite. Juan Pierre e Luciano, vedete passare questo tizio con in mano un boccale di birra. Che nel momento in cui li vedete vi fa tipo un cenno. Buongiorno! Bella birra. Ma chi era questo? Lì mi sembra proprio un tizio familiare. Ma... si ferma, sputa la birra. Non è quello che ci ha venduto la nave? No. Volta verso di voi, no. Guarda Luciano. No. Io ti ho venduto una spada! Era il fabbro! Ma sono tutti su quest'isola! Come è possibile? Da te. Grazie! Grazie! Una torre di droni è la sua cosa. Grazie! La mia vita è cambiata da quando sono riuscito a vendere, a darle il resto! Ma vedo che è ancora vivo!
Che fortuna, che brava persona. Lei deve essere... Muchas gracias, signore, anche lei è ancora vivo, ma... Tipo, poi è diventato fortunato, quindi ora è, tipo, sei andato in vacanza. Ma sono tutti qua, comunque. Cosa... Ed è proprio in quel momento, ragazzi, perdonatemi per l'immagine, ma all'epoca usai questa, quindi riutilizzerò questa. Mario, vedi lui, il vecchio che derubasti, che sarebbe Naso, il vecchio che derubasti, che aveva la moneta anche lui, con accanto una donna molto attraente, che se lo tiene a braccetto, e lui che... sorride mentre lei lo imbocca con dell'uva messa in disparte e fa sì, quest'isola è bellissima, ci sono un sacco di cose belle, c'è la parte del villaggio, la zona del governatore, potete andare là a parlare, un uomo molto molto comprensivo, e lui nel senso che gestisce tutto quello che avviene nell'isola, e poi c'è anche la parte del vulcano, però lì nella parte del vulcano dicono che ci sia un tizio mezzo pazzo. Mi piace, voglio parlarci. Andiamo al tizio mezzo pazzo. Aspetti, un attimo, capitano, che il vulcano lì è pericoloso, con vulcano, cose che cominciano, finiscono con anno. Senta una cosa. Il vulcano. Ma cosa fanno a Kitodos? Ma tutti qua siete, ma perché siete tutti qua? Io sono in vacanza. Anche lui è in vacanza. E ti indica proprio lui. È partito con una nave tempo fa. E ancora sta qui, ha ereditato una grandissima fortuna e da Mughetta ha deciso di venire qui. Guardo gli altri, forse si sono disfatti tutti delle monete. E noi tenemos ancora una moneta. Muchas gracias, Mario. Mi ha raccontato che un imbecille lo ha derubato e per fortuna c'era la moneta dentro il sacco. E quindi si è liberato, insomma, della moneta. Muchas gracias. No, nessuno sa. Faccio vedere la moneta. Sì. Stammi lontano tu. Si allontana col boccale. Devo avvisare gli altri. Ce n'è uno. Gli altri? Gli altri? Potete allontanarsi. Hanno il gruppo Facebook. Gli altri? Gli ex proprietari della moneta. Bene, da allontanarsi. Allora, il problema adesso è: ci dobbiamo liberare di questa moneta. Magari questo governatore ci può dare veramente una mano. Capitano, la vedo pensieroso. Che cosa sta guardando? Capitano, ci dica. È tutto strano. Qualcosa non va. Ho una brutta sensazione. Noi abbiamo la moneta e qua non ce l'ha nessuno, e poi c'è la strega. Mi sembra di vivere tutto l'ultimo mese. Dobbiamo liberarci della moneta, capitano. Dobbiamo da parlare col governatore. Questa è la sfortuna, ci perseguita, ragazzi. Evviva! Ma perché non mangiamo qualcosa? Io sto morendo di fame. Quella ragazza, vi ricordate, alla festa? Sì, io me la ricordo. Magari alzo un sopracciglio e mi gratto la testa. Faccio, magari c'è anche lei. E perché? Mica c'aveva la moneta. No, ce l'ha, ci ha aiutati. Mi ricordate? Me lo ricordo. Può essere che sarà qui a fare anche lei una vacanza. No, ci dobbiamo trovarla. Ma prima mangiamo. Ma non è manco sicuro che c'è. Allora andiamo al tizio pazzo. Ma perché dice c'è il governatore? Perché di solito i pazzi sanno più delle persone normali. Me lo diceva sempre mio nonno, era pazzo. Chi era il tizio pazzo? Il tizio loco? Il tizio, quello sul vulcano, vuole andare sul vulcano. Andiamo sul vulcano, ragazzi. Io non ho mai visto un vulcano da vicino, vengo con te. Non mi fermerà né il fuoco, né il vulcano, né la strega. Io non voglio andare. Andiamo! Io non voglio andare nel vulcano, capitano. È un'idea bas pericolosa. Mi riavvicina Juan con Blinky e vi porge quattro boccali di birra. Tenete, prendetene uno a testa. Ah, oh, grazie mille. Muchas gracias. Ovviamente non lo sanno che non siamo stati, cioè, nel senso, non sanno che siamo qua a scrocco. Come a scrocco? Bisogna pagare. Eh sì. Guarda i due tizi che erano in cella con voi. Loro hanno pagato un sacco di soldi per farsi portare qua. Ci sono anche gli altri, eh. Io ho detto che lavoro qua. Poi si pensa.
Vabbè, il tuo modo di ragionare mi piace, effettivamente. Vabbè, lo diciamo pure noi. Possiamo dire che è il tuo compleanno, Juan. Ma comunque, no, che vogliamo Juan. Fare? Non tu quando. Lo siamo al vulcano a parlare col tizio pazzo, non capire di più riguardo questa situazione, no, assurda. Allora, mi ha detto un tizio che nel vulcano, che tra l'altro si chiama Ucalarma, non si ci può andare per adesso. Come Ucalarma. 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 Non si ci può andare. Quale arma? Nessuna arma, capitano. Ucalarma. Mi ritraggo un po'. Ci stai facendo molta paura, Juan. No, è il nome del vulcano, amico. Juan, abbassa la cresta. Il tuo capitano. Perché hai reso un problema al vulcano? Perché praticamente dicono che siccome si è rotto il montacarichi per salire su, lo devono riparare. C'è una specie di tizio che tira su la gente su un coso di legno. Scagliamolo. Lo stanno riparando. Il tizio pazzo è dentro il vulcano. Non si scioglie. Sì, abita là. Non si scioglie. È un vulcano falso, forse. E chi ne so, chi l'ha mai magari visto? Io sono arrivato oggi con voi. C'è solo una cosa che non può farsi del male con il fuoco. Sono i fantasmi. È un fantasma basso. È il fantasma del vulcano. Oh, no. Fantasma fa qualche vulcano. Passo indietro. Quando smettete di parlare di fantasmi, mi venite a cercare. Io torno a mangiare la frutta. Bene, ma senti una cosa, veramente ci avrebbero mangiati, quindi avevo ragione pure in quello. A chi lo stai chiedendo? Ah, da Juan. Ti guarda e fa, ma che mangiati, capitano? Questi qua, questi mangiano più di noi. Ah, ma a proposito, mangiano... visto che siamo qua, mangiamo un animali. Po'. E l'ho proposto io? L'ho proposto io, capitano? No, non è vero, l'ho fatto io. Ha ragione, capitano. Allora, bisogna vedere perché non abbiamo una lira, mi pare. Cioè non abbiamo una moneta, non abbiamo oro, non abbiamo niente. Mai sentito parlare di lira? Sì, qua è la moneta, la chiamano così. Ah, ok. Ma non abbiamo soldi, quindi non abbiamo come pagare. Io mi sono finto uno che lavora qua, ho preso le birre, le abbiamo cose. Io pure mi sono finto. In realtà abbiamo una moneta con la quale potremmo pagare. Cioè, potremmo anche liberarcene. Esatto. È l'ultima cosa che abbiamo, no? No, c'è esatto. La nave. Ma la nave è un po' problematica da usare come pagamento. Sì, ma è legno, vale qualcosa. Bisognerebbe regalare tutta la nave assieme alla moneta. E noi come cazzo ce ne andiamo via? Tutta la nave? Esto es impossibile. La nave non si può regalare. La nave è nostra. Juan. È vicino. Minaccioso. Che cazzo stai dicendo? Regalare la nave? Sarà stato il fantasma della birra, capitano? Mi sono confuso. Un altro fantasma? Il fantasma della cerveza. Ma questo sono infestata! Oh santo il cielo. Senti, la nave non si regala. La moneta è meno, teniamocela, non è divertente. Ah, comunque ci sono anche gli altri due. I tizi che abbiamo salvato dall'ultima... Stanno facendo domanda per lavorare qui. Ma perché non sono tornati indietro? E perché, capitano, non abbiamo una nave, come facciamo ad andarcene? E soprattutto ci dicevano. Erano nostri prigionieri, non potevano tornare indietro. Come facevano a risalire lo scoglio, capitano? Boh, bastava gridare, eravamo sentiti. Vabbè, sentite, visto che sono nostri prigionieri, tutto quello che guadagneranno sarà nostro. Sì, ma che non sono più i nostri prigionieri. Chi l'ha detto? L'hanno deciso loro. E da quando i prigionieri? Il governatore gli ha fatto un contratto. Il governatore? Beh, dice contratto, poi tipo... Guardo Finn, che significa contratto? Che la strega gli ha detto di farlo. No, la strega, il governatore. Cioè, no, aspetta un attimo. La strega è del governatore? Oh mio Dio, ci sono altri fulmini su quest'isola. Perché è così difficile spiegare una cosa così facile? C'è un uomo, ok, che gestisce l'isola. Okay? Sono abbastanza sicuro che sia una donna la strega. Che si chiama, è un uomo che si chiama governatore. Aspetta un attimo, puoi ripetere? Mi sono c'è perso un uomo che governa l'isola. Come si chiama? Come governa l'isola? Come si chiama? È il governatore dell'isola. Come si chiama Juan? Aspetta, prende uno vestito da indigeno che passa.
che nel momento in cui la afferra, la sua pelle si scolora perché è fango quello che li colorava di scuro. Gli toglie il fango e gli fa: ehi amico, come si chiama il governatore? Lui si gira e fa: Thomas Matas. Thomas Matas? Come ha detto lui, Thomas. Thomas. Thomas Samot. Thomas Samot. Ha detto Matas. Matar vuol dire ammazzare in castigliano. Ma perché dovete sempre trovare il nesso che non ha senso? Si chiama Thomas. Ti basta sapere che si chiama Thomas. Capitano, anche Thomas significa mangiare, se non mi sbaglio. No, ma è comer. No. Capitano, tenemos un problema. Dimmi tutto quello che ti serve. Tenemos un problema. È il governador Thomas vuole matarci. Noi matiamo lui. Andiamo al vulcano, parliamo col pazzo e poi non andiamo a ammazzare il governatore. Forza, è un ordine. Mi sono stufato. Questo è un ordine. Io cerco di calmare il capitano. Capitano, si calmi un attimo. A quanto pare il governatore non ci vuole ammazzare. Si chiama Matos, ma è il cognome. No, l'hanno detto, ci vuole ammazzare. No, non si frega, Finny Organ. Io ammazzo prima lui. Capitano, non facciamo butter. Capitano, ascolti. Vedi che no, lei si sta sbagliando. Ma chi è lei? La strega, ancora, maledetta strega. Tu ti stai sbagliando. Thomas è il governo, quello che... il sindaco, come il capo, ecco il capo, ecco il capo. L'imperatore, ti dice. L'imperatore. Ecco perché l'imperatore. Manettati. E lui praticamente qui è il capo, quindi capeggia. Ora la cosa che dobbiamo fare è andare da questo capo e parlarci e vedere che ci vuoi aiutare, in modo che ce ne possiamo, prendiamo la nave e ce ne andiamo. Sì, però dobbiamo liberarci della moneta. Ma allora poi vediamo. Intanto la nave ci serve. Il nostro capitano. Capitano, se lei non è una nave, non è un capitano. Andiamo. Lei vuole essere un capitano. Lo so che servirà poco, ti dice Juan. Ma adesso al vulcano non si ci può andare. Non scagliamo. Sapevo che avrebbe detto così. Ma magari se parla col governatore potete trovare un accordo. Ha ragione Juan. Guarda, prendo Blinky, gliela metto davanti alla faccia. Pure Blinky è della nostra, vero Blinky? Vuoi andare al governatore? Io faccio così con la testa. Faccio così. Blinky dice va, Blinky, Vabbè, andiamo al governatore. Parleremo dal governatore, ma prima di non aver fatto una cosa. Qui prendo Blink e la chiave all'aria, tipo così, Sì, è una cosa más importante che deve essere fatta prima di hablar col governatore, la più importante figura presente su quest'isola. Vario! E voi? Trova un pantalon, por favor. Mi guardo le gambe. Questa non è una brutta idea. È molto importante avere il pantalon. Io direi che sulla scena di Vario che si guarda senza pantaloni ci potremmo anche fermare. Sì, va bene. Va bene. Ragazzuoli, e questa è la prima parte. Quante stagioni sono? 4, giusto? No. Siamo nella testa della strega, no? Nel piano dei sogni. Sì, questa si chiama i sogni della piega. I sogni della piega. Bellissimo. Ai, e dunque, signori, siamo arrivati dopo tanto tempo nel mondo di Seven Sea e effettivamente i risultati si vedono e sono tangibili proprio con mano. Caro Morgan, ci hai messo tutta la lore presente nella scorsa stagione. Siete nel villaggio turistico di Aler, dico. Ha senso. Che scorsa. Ragazzi, io vado veramente a cercare i pantaloni. Sì, perché sì, vado a cercare di è vero. E no, sono in boxer, quindi come hai fatto? Morgan, come hai fatto? Bravo. Ma è roleplay, arriva. Bravo. E se li è tolti per calarsi maggiormente nei pantaloni, nella parte.
E poi, invece sapete che gli si è scordato i pantaloni, li ha persi in un ramo. Chi? Ciao Sonna, lo ringraziamo per i suoi 3 mesi assieme a noi. Arr, mostrate chi comanda sti maledetti spettri. Lo faremo, ciao Sonna, grazie mille. Grazie mille a te anche Night Power 020 per esserti unito alla nostra ciurma per la prima volta. Quindi facciamo un calosissimo benvenuto o benvenuta. Grazie mille Night Power. E infine grazie mille a Nagpot 279, anche lui si unisce per la prima volta alla nostra ciurma. E facciamo un calosissimo benvenuto o benvenuta. Grazie mille Nagpot. Grazie mille a tutti ragazzi. Speriamo che vi siete divertiti, perché io mi sono fatto la pipì addosso. Stava molto molto bella, però penso che le cose veramente fighe si vedranno fra un po', le vere bombe. E ci dobbiamo riscaldare, dobbiamo sì, un attimo... Eravamo un po' fuori mood, sai, lodge, le cose, triste, brutto, morte, distruzione. Ora un po' di allegria. Morte soprattutto. Morte soprattutto. Ma vi siete divertiti, ragazzi? Vi è piaciuta? Vi siete divertiti? Un twistone. Un twistone incredibile, assolutamente sì. Ah, poi qui! Bene. Quante puntate sono? Quindi tre? Tre. Dovrebbero essere tre, sì. Mm. Vabbè, ma ragazzi, è normale, perché voglio dire, anche per il mood che ha, è normale che non è poi così facile creare una cosa troppo lunga a livello... No, fosse stata un po' più impostata in maniera diversa, magari. Diciamo che poi potrebbe anche, tipo... magari stufare se si allunga per troppo. Esatto. Ora questa qui, perché è stata comunque chiesta spesso, voi stessi vi siete divertiti, io mi sono divertito, e fino a qualche giorno fa, fino a quando è stato ieri, che i ragazzi sono stati qua, abbiamo rivisto la scena del gatto, ci siamo risate. Proprio perché è rimasta molto impressa come cosa. Pure quella della strega, è stata bellissima. Cazzo, la strega è stato proprio un plot twist incredibile. No? Ma quando quella ha fatto sì, però non si può lavorare così. Sì, ma che cazzo? Ma che sta succedendo? Quarta parete rotta, is possible? No, veramente no, è troppo ridere. Tra divertenti. Bene. Allora, quindi mi... Calabibbi. Calabibbi, sì, nome live Calabibbi Palestra. Calabibbi. A me mi avete fatto piscere dalle risate quando gli ho detto Calababba. Calababba, Calababba. Voglio mangiare il cacco. Stavo morendo. Sta riflettendo sul da farsi. Per andare al vulcano, Envil. Io al vulcano, i pazzi. I pazzi fanno più ridere, cioè. Cosa ti immagini? Pazzo, si chiama buttare il vulcano. È il Monte Baradoc quello. Monte Baradoc. Assolutamente è il Monte Baradoc. Infatti Monte ci sta Baradoc. Il pazzo lì sopra. Ops, cosa spoiler. Che Barovia hanno cambiato il governatore Strad, vedi che è tutto fitto. Ma si va Barovia Morgan. In effetti abbiamo visto pure Smeralda che si è tolta la maschera e si è parlato. Ma tu quella Madoniva la strega. Quindi voi non sapete? Vai. Sembra che fosse proprio Smeralda invece, perché non c'entra un cazzo. Tu lo sai che il Barovia hanno cambiato il nome del Monte Baradoc in Monte Baragher. Adesso si chiama Monte Baragher. In suo onore l'hanno cambiato. Sì, mentre giocavamo a Strada pensavo, ma questo nome l'ha messo perché c'è un personaggio che si chiama Baragher o già c'è, che culo. Perché voleva mettere Bar all'inizio, quindi ha detto c'era un bar, lo chiamare Monte Bartender. Serviva da bere. Ma ragazzi, domani sera c'è il varietà. Domani sera ritorna il varietà dopo quanto? Varietà. Dopo la settimana scorsa è saltato. Sì. Esatto. Quindi domani si torna col varietà, dove vi faremo vedere una piccola cosa, un piccolo evento particolare a cui ci hanno invitato. Sì. Che ha riguardato alcune delle nuove carte rilasciate per Magic dell'espansione di D&D. Mi ha fatto una cosa molto simpatica, molto divertente anzi, e domani la condivideremo insieme a voi e giocheremo a qualcosa. Molto probabilmente lo possiamo dire a cosa giocheremo. A cosa giocheremo, ragazzi? No, lo possiamo dire? Lo possiamo dire che lo cominciamo noi per loro? È una cosa per caso che inizia per B e finisce in Aldur's Gate 3? Assolutamente sì, caro.
Caro il Gabbo. Domani sera creeremo il personaggio intanto di Borraccia, perché si darà Borraccia a streamare, quindi la chat creerà il personaggio di Borraccia. Peccato che non c'è il paladino, se no mi facevo Garrett, ci facevamo il party lodge. Io penso che hanno aggiunto, mi ricordo che classi hanno aggiunto. Hanno aggiunto il druido? Mi pare solo il druido. Forse solo il druido. Fai mala kill, fate mala kill. Ma che c'entra mala kill? Non è druido mala kill. Scusa, mi sono confuso là, come si chiama? No, domani il personaggio di Borraccia lo fa la chat. Ma fa il. Allora mi faccio Leonard ladro. Ci facciamo il party dei malvagi. Faccio il malvagi. Dai, Warlock Solomon, se ne si può fare. Ma c'è il Warlock? Leonard. Solomon, io faccio Wayne. Ti fai Wayne che è malvagio. Esatto. È malvagio. E che io che cazzo mi mangio? Joel. Ci pensa, fatti Dio. Fatti Zariel. Divinità. Il chierico, io faccio chierico. E Morgan, tu che ti fai? E Morgan, Fatti Morgan Nogaret. Almeno viverà, dici. Che ti risponda male, rigirare il dito nella piaga. Nella piaga, la ferita del braccio che manca e fare carne. Nella piaga, la carcana. Va bene, ok. Allora, dai, ragazzi, domani sera a Baldur's Gate vedremo velocemente con Borraccia questo video che abbiamo avuto modo di fare con stretto contatto con la Wizard of the Coast. E poi niente, ragazzi, vediamo un pochettino cosa è successo e poi andiamo, ci spogliamo un cam e ci facciamo bannare. Esatto, speedrun banna. Dissociandoci da quella cosa, ma lo faremo. Esatto. Poi ci contatta Evox e ci entra a casa con i mitra e ci spara. Ovviamente ci dissociamo. Non si spara. No, soprattutto non spara Evox. Esatto. Non si spara in genere. O non si entra a casa se la casa non è vostra e voi, esatto, non siete stati invitati, oppure siete un vampiro, okay? Quindi chiaramente non potete fisicamente entrare per leggi che non vi sto qui a spiegare se non siete stati invitati. Esatto. Anche se volete entrare siete malintenzionati. Ah, vero, perché c'è quel meme. I vampiri hanno un sacco di meme comunque. È una figata. Fra, posso entrare? Ti prego. Per favore, sono un bambino. Dai, non ti mi è venuta una cosa bruttissima da dire. Mi è venuta in mente una cosa che se la dico ci bannano, anche se non ci sono parolacce, bestemmie, insulti razzisti. Guarda, Gabri, io tanto sono molto, molto scontento. Sono molto stanco di questo progetto, quindi fallo. Facci bannare, dai. Dai, Gabri, ok, va bene. Io non voglio più far parte di Divinity Nation, quindi dirla. Però a dirla ma non dirla, cioè chi vuole intendere intenda. Quindi vuol dire che c'è esattamente una certa classe di persone che nel XXI secolo provano a entrare ma non riescono mai a entrare semplicemente perché sono vampiri e quindi non lo sapevamo. Io mi sto riferendo a delle persone che bussano molto spesso e ti chiedono se vuoi parlare di determinate cose, ma in genere gli si dice. Ma ha a che fare con la città di Genova? Sì, esatto. Ok. Sono popolazione, effettivamente sono vampiri oppure. Ma, no. il loro nome c'entra anche con la mamma di Sephiroth. Io mi dissocio, sì, da questo riferimento alle città del nord. Effettivamente, quindi loro sono. Mi sto dissociando palesemente. Non sto, sì, capendo. No, forse è meglio non capire. Mi dissocio, ovviamente, sto scherzando fortissimo. Va bene, signori. Immagini, domani non vediamo più il canale a causa di sta cosa. No, domani lo abbiamo su questa piattaforma nella quale stiamo streamando in questo momento e vediamo ops, la pagina che stai cercando non è più disponibile. Ops, tipo, ragazzi, non è vero, noi scherziamo, si scherza e vi vogliamo bene a tutti indistintamente. Per religione, razza, classe, tutte cose. Io non voglio bene indiscretamente alle persone. Ma tu non vuoi bene alle persone, punto. Intanto tu stai zitto e ne prendo atto di quello che hai detto. Punto primo. Lo posso accettare come cosa. Io voglio più bene alcuni, indifferente ad altri. Altri non mi piacciono a pelle, basta, lo dico. Tipo noi non siamo amici, tutti noi non siamo amici. No, ci odiamo, infatti a Rosolini mancavo. Esatto, bravo. Dei miei amici. Esatto, bravo, appunto. È inutile, che cioè, è una cosa inutile da pensare pure, infatti.
Quindi, ragazzi, domani vedrete quattro sconosciuti che si odiano a giocare a Baldur's Gate. Proviamo a fare questa cosa in compagnia di queste persone. Infatti, ragazzi, vedrete che iniziamo il gioco assieme perché si deve venire ognuno per la sua strada. Ci incontriamo più avanti. Ci Succederà ammazziamo pure. nel gioco, lo sai ovviamente. che si Nel può gioco. giocare così seriamente il gioco? Però Si separa il gruppo? il party si può dividere, certo. Bellissimo, non Si c'è dividi, veramente. si poteva fare. Alla fine, Se tu ti vero, ricordi, tu puoi abbandonare il gruppo e vero. Sì, giocare tornare la da un'altra parte. tua storia e poi più avanti, minchia, vi rincontrate. Vedi che possiamo fare delle figate allucinanti, eh. Vero. Poi però, a quanto ho capito, infatti ragazzi, a proposito di aggiornate, hanno messo un grosso pezzo di, un grosso aggiornamento, ma grosso grosso, che a quanto ho capito hanno aggiunto altre storyline, hanno messo dei compagni nuovi, tipo. Allora, io vorrei capire più che altro una cosa, ma sti personaggi che creeremo, li cancelleranno di nuovo quando uscirà una Non lo patch so, grossa? certo che sì. Perché se è così io impazzisco a rifarmi Morgan e me lo tiltano No, per certo, sempre. no, funziona così, purtroppo Sì, andrà di nuovo. perso. Vabbè, comunque. Rigiocare Però, ragazzi, però è così, finché non esce il gioco finale, non. E Cioè. dicono che c'è nel 2022, vabbè, va, regà. Ma Vabbè, dicono dai, chi? stiamo arrivando, Dicono chi? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? dai. Gaga L'Arian Bibi. Studios. È vero. Gaga Bibi. E Gagabibi. Va bene, signori. Direi che siamo in chiusura in questo momento. Quindi vi faccio un saluto da Gagabibi. Bibi Gabbi. Bica bica. Tipo. Bubu, l'idea da Udo, Pare vecchio. era un'altra delle frasi. Oh, allora hanno detto caga bibi, caga bubu, caga baby, tutti Balla. l'hanno detto le stronzate. Ma posso cambiare il mio in. Ma perché deve finire sempre così? Buonanotte, signori. Ci vediamo domani col varietà, signori. E ci vediamo In cui ci mercoledì. banneranno, In cui quindi ci ragazzi, se non banneranno. mancate, E ci. Facciamo. Envin fa la speedrun ban Twitch. E E ci vediamo. Quindi ci vediamo l'hai domani. detto, hai detto Twitch, quindi ragazzi. Ci vediamo domani! E poi mercoledì per la seconda puntata di The Lodge, The Lodge stagione 3. Non mancate, 3 e mezzo. Buonanotte, signori. infatti, si chiama la Malanova, bussa sempre 2 volte per un motivo. Buonanotte, signori. Allora, ragazzi, Buonanotte, ragazzi. ciao belli.